Quello che state ascoltando era Roberto che non si rende conto di quando gli diciamo no, basta. Okay, ho sentito tu che dicevi accendi il microfono. Che cosa vorrà dire accendi il microfono? Ma non ho visto lui muoversi per accendere il microfono. Perché io sono stealth. Io sono un ninja. Allora, quello che state ascoltando è Fumble. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia in italiano. Ed è anche una casa editrice. Una casa editrice che ha già stampato due giochi, Clotos e Gattai, di cui oggi parla anche una rivista francese, Casus Belli. Clotos e Gattai. Clotos e Gattai. Lui si gratta. Marsigliese. Siamo molto contenti di questo e siamo anche molto contenti di dirvi che al Play di Modena usciranno un modulo di avventura per Clotos e un modulo di avventura per Gattai. Ma un modulo di avventura per Gattai è un modulo? È un box che si aggancia. Sì. No, sarà una specie di guida TV ai 10 episodi che compongono la serie Spartan G contro i Persianoidi. Ok. I Persianoidi? Wow! Quindi venite al Play di Modena il 5, 6 e 7 aprile per comprare questi moduli e per provare Not the End, il gioco che sta scrivendo l'altro Claudio, non io. mi chiamo così Claudio di cognome. Claudio 2. Sulla copertina verrà scritto come Claudio l'altro Claudio, non io. Esatto, scritto da Claudio, virgola, l'altro Claudio, punto. è giusto così, d'altra parte io arrivo dopo quanto arrivo? Dopo 4 anni di Fumble? No, 3. 2 e mezzo. Di già. 2 e mezzo, 3, sì. Mamma mia, ragazzi. Mi spiace per te. Come conosci da così tanto tempo. Come vola il tempo. Sì, venitelo a provare. Abbiamo fatto qualche anticipazione a side quest nel futuro. Perché l'abbiamo fatta ieri sera. Quindi, dato che usciamo in differita, verrà pubblicata dopo. Se qualcosa dovesse cambiare? No, ma abbiamo anticipato niente di più, niente di meno di quello che abbiamo anticipato l'ultima volta. Venitelo a provare. Che è tutto quello che abbiamo detto. Che anticipazione, gente abbiamo parlato un po' della scheda, abbiamo parlato del fatto che non ci sono i dadi, ma c'è qualcos'altro. Quando ci ho giocato io c'erano i dadi? No. No, non ci sono mai stati dati, per fortuna. Cosa ricorda? Beh, hai anche fatto un pippone di 20 minuti che ha detto anche se non ci sono i dadi mi puoi smucinare lo stesso, è bello. Ma hai anche detto è pericoloso perché schermata blu. Riavvia Roberto, stop working. Roberto.exe stop working. Esatto, contro l'altro Roberto. Okay. In più, due anticipazioni su quello che succederà invece come podcast, e cioè questa sera, come avete visto, non c'è Simone, quindi giocheremo il background di qualcuno di noi, usando un gioco che si chiama Tiny Wastelands. Il background di Gianni. Esatto, ma di Gianni come persona. Gianni. Settimana prossima invece ci sarà Jacopo Colò qua in studio con noi a giocare a Carade Brianza con la è già partito, no, per arrivare fino a qua. Sì, perché col fuso orario la terra è piatta, solite cose. Effetto Pac-Man. E poi stiamo preparando un'altra sorpresina per voi, perché durante il play ovviamente noi non saremo in diretta, ma non vi lasceremo senza una puntata di Fumble, non sia mai che vi lasciamo senza una settimana di qualcosa da ascoltare, quindi ci stiamo preparando per registrare una puntata speciale a tema Final Fantasy, yes. O meglio JRPG, che sarà condita da ragù, proprio per la localizzazione geografica. Questo Natale cos'è che avevamo fatto per questa cosa che non c'eravamo, ma abbiamo mandato online comunque la puntata, cos'era? Te lo ricordi? Assolutamente no. Beh, c'erano stati un sacco di speciali, abbiamo fatto anche lo speciale di abbiamo fatto Squad. The Spire. No, perché secondo me Claudio ha fatto tipo un patto con qualche diavolo di non poter mancare neanche una puntata di Fumble della settimana d'anno, altrimenti invecchia tutto di colpo, perché lui in realtà ha 72 anni. Beh, considerate quante cose faccio. È possibile che quindi i cloni ti sei pagato, ok, la sessione con l'anima Grey, quella che quando ci giochi ci butti dentro tutto ciò che ti renderebbe vecchio e infelice. E questa settimana mi hanno chiesto 3 volte come faccio a fare tutte le cose che faccio senza consumarmi. Io ho detto più volte, ho una sacca temporale. Gli hai detto della cocaina? No, ho detto della sacca temporale che tengo. Ah, sempre una sacca però. E niente, questa sera in realtà non giochiamo a Coriolis, appunto, giochiamo a Tiny Wastelands, ma andiamo avanti con il passato di Samad e di Zero. Perché ovviamente Samad si fa delle domande, ripensando al suo passato e rivedendolo in una prospettiva diversa.
grande tradizione di Fumble in cui quando qualcuno sta per morire male male, tipo gente che cade da 300 metri d'altezza dai draghi e cose simili, uno si vede la vita scorrere davanti. Sì, flashback di Holly e Benji. Esattamente. Difatti questo one shot durerà 6 puntate. Esatto. Ma non di 3 ore l'una, andremo avanti fino a per 6 settimane esatto. Di fila da adesso. Holly e Benji, un altro delle nemesi dei terrapiattisti, perché ovviamente lì si vede sempre la curvatura terrestre del campo. Esatto. Da calcio. Se qualcuno di voi sa quanto vale il dipinto di un papà, del papà di Tom, me lo dica. Io devo ancora capire come cazzo fanno a campare quei due. Esatto. Non ti devi fare certe domande. No, certe non cose non fatte per riprendere se scoprire che Tom si prostituiva. Non è il caso. E non è bello saperlo. Che altro dire? Niente. L'ultima puntata. Lascio dire a Samad com'è finita. Perché devo fare sempre io i riassunti? Vabbè, benissimo. Allora, nell'ultima puntata abbiamo fatto della grande commedia all'inizio, generando delle situazioni improbabili, come i veri comici che siamo. E poi a un certo punto Ron ha deciso di prendere una decisione un po' troppo pratica, che Eric si è goduto un po' troppo, finendo con l'incenerire le persone che avevamo appena salvato, portandole giù nel pianeta. È stato necessario. Esatto. E Samad non l'ha presa molto bene. E quindi gli ha detto, ma che stronzata avete fatto? E tutti gli hanno risposto, povero coglione, un sacco di tempo che uccidiamo un sacco di gente. Tu non sai dove sono gli scopettoni del cesso. Secondo te perché Ron si chiama il pulitore? Esatto. E non perché toglie la polvere. Sì, no, è praticamente abbiamo avuto... È una serie Marvel Netflix, esatto. Il pulitore. Il pulitore, esatto, The Punisher. E quindi niente, il pulitore, vabbè. Esatto, Ron gli ha detto, non capisci un cazzo. E Samara gli ha detto, tu pulisci così tanto che ti pulisci anche la coscienza troppo facilmente. E abbiamo fatto bibba. Poi io mi sono andato nella mia stanza, nell'altra mia stanza, perché la prima è stata quella di lusso. Esatto, quella è stata iettata nello spazio con tutti i miei averi. Mi sono messo lì, abbiamo fatto rotta per altrove e ci siamo trovati poi di fronte a un momento topico, perché abbiamo una nave cattivona che si frappone fra noi e il nostro obiettivo. Però la parte centrale è proprio questo conflitto, per cui il mio equipaggio mi ha sempre tenuto lontano dalla sporcizia, in senso molto allargato, ecco. E mentre Ilona vi dice, ragazzi, stanno puntando i cannoni esatto. Sulla Talisman, tu rivedi questo momento della tua infanzia, no, gioventù, perché adolescenza. Cioè, quelle merde del sito millenario ci stanno per sparare. No, era una nave. Stanno puntando i cannoni, che è una misura precauzionale. Tipo Star Destroyer dell'impero. C'è la legione, perché c'è un saltato e non si poteva. La legione in faccia, è vero. Esatto. E ripensi a quando avevi 17 anni, eri ancora su Dabaran, il pianeta da cui provieni, dove sei nato, dove la tua famiglia ha prosperato per generazioni, dove hai conosciuto un sacco di persone più o meno interessanti che hanno traviato la tua vita verso qualcos'altro, e in questo momento ti trovi in uno dei... non è proprio un vicolo. Dabaran è una città sia rigogliosa da un lato che piena di città gigantesche. Mm-hmm. Queste città sono dove abitano le persone ricche o quasi ricche come te, dove comunque nel sottobosco cittadino c'è modo di agire senza dover necessariamente fare la carità. Ok. E quindi i vicoli di queste città non sono i vicoli che ci potremmo aspettare da una tipica cittadina italiana, sono comunque delle strade tenute pulite, ben tenute, larghe. Il problema è che un tizio, un bel po' più alto di te e un po' più massiccio, ti sta spingendo contro un muro, continuando a dirti... Tu non hai ancora capito che tu da queste cazzo di parti non ci devi nemmeno mettere il naso. Il tizio che ti sta parlando si chiama Shariar. Shariar? È uno di quelli che ha più avuto a che fare di tutte le persone che conosci con la feccia di Dabaran. Ok. Fa il buttafuori per i locali dove... gli uomini di affari si trovano a parlare, fa riscossione crediti, fa tutte le cose peggiori che qualcuno potrebbe fare su un pianeta come Dabaran.
È ben più grande di me, cioè avrà 30 anni, cioè è adulto. No, non ha 30 anni, ma è più grande di te. Tu hai 17 anni. Lui ne ha 22-23. Ok, beh, questa età è un gap, è un non indifferente. Io sono qui perché, cioè nel senso, io c'erano cose che c'erano persone che dovevo incontrare, c'era, beh, allora antepongo che io sono di buona famiglia, sono studiato e la mia famiglia vuole il meglio per me, però io ho sta vena che si va a cercare guai. È una cosa, motivo per cui poi ho legami sia con Zero che con Omar. E tu come ti chiami, Gianni? Io mi chiamo Muammar. Muammar. Tu sei in questa zona della città perché in realtà Zero ti ha fatto conoscere delle persone che non sono così mafiose come quelle con cui lavora Shariar, però diciamo che hanno degli interessi particolari. Alcuni di questi interessi prevedono il recupero di cose più o meno legalmente. Ok. Quello che stai cercando in questo momento non è niente di fisico, è più un'informazione su alcune persone che ti è stato detto di seguire. Dato che tu hai un faccino più bellino di quello di Zero, ad esempio. Assolutely. E tendi a vestirti bene, a mischiarti con un certo tipo di persone. Ogni tanto ti chiedono di andare a conoscere qualcuno, stringergli la mano, diventare magari un po' più intima con questa persona per magari avere il codice della cassaforte, certo, oppure sapere quali sono le sue abitudini. E in questo momento le informazioni che stai cercando sono, hai scoperto in questo momento, di uno dei capi di Shariar. Ok. Lo chiamano Sciacallo. Quando Shariar ti sbatte contro al muro, senti, per quanto sia un vicolo non spuntiglioso, comunque la parete sulla tua schiena la senti. Shari, amico mio, ti sembra il caso? Cioè, non mi sembra di aver fatto niente di male. Ti ho detto che potevi parlare? Vuoi che questo bel faccino ti prenda la faccia okay, con la manona? Vuoi che questo bel faccino non possa più tornare a casa? Voglio sfruttare le mie doti telepatiche per capire se... Allora... Si è arrabbiato. No. ok. Voglio cercare di scavare nella sua testa per sapere se per caso gli frulla nella testa un ordine che gli ha dato lo sciacallo. Quindi... se per caso dovrebbe star facendo qualcos'altro in questo momento, o se per caso... ecco, diciamo qual è in questo momento il suo... quali sono in questo momento i suoi ordini. Ok, allora, come funziona Tiny Wastelands? Di base tirate due dadi da 6, a meno che non ci sia qualcosa che vi mette in svantaggio, e allora tirate un dado da 6. Perfetto. Se avete qualche cosa che invece vi mette in vantaggio, okay, ne tirate 3. I successi sono con 5 o 6. Anche se in combattimento, se usate una delle azioni per concentrarvi, potete prendere un successo anche con 4. Ma se caso lo vediamo dopo. Ok. Quindi tu di base tiri 2 dadi da 6. Se hai qualche altro tratto di quelli che hai che ti può aiutare a metterti in vantaggio, dato che lui non è una cima. Cioè, beh, ho psionico e ho telepatia. Non so se funzionano come accesso al potere, punto e basta, oppure se mi danno il terzo dado. Quelli ti servono come accesso al potere, basta. Ho carismatico, ma non è niente che mi possa permettere di leggerlo meglio, quindi direi 2. Ma 6 e 6. Doppio 6. Critico. Evviva. In questo momento senti che Shariar in realtà sta facendo esattamente quello che gli è stato chiesto, tenendo la gente lontana da un edificio in particolare. L'edificio non è quello contro cui ti ha sbattuto, è in fondo alla strada. Lui praticamente si è messo all'inizio di questo vicolo per evitare che qualcuno arrivi fino in fondo. Ok. Io so dove si trova lo sciacallo? No, una delle cose che dovevi scoprire è proprio dove sta lo sciacallo. Perfetto.
non avevo intenzione di farci arrabbiare. Io devo andare semplicemente lì. Gli indico un posto dietro le sue spalle, di fianco. Il vicolo è sulla destra, molto in fondo. Devo andare semplicemente lì. Se ti ho dato fastidio, me ne posso andare. Mi ti lascia. Tu adesso prendi quelle tue gambette del cazzo e vai. La prossima volta non sarò così gentile. D'accordo, d'accordo. Grazie della gentilezza per questa volta. Mi allontano. Chi mi ha dato il lavoro? Anzi, conosco qualche nome importante che lo sciacallo potrebbe, da cui lo sciacallo potrebbe star aspettando un messaggio. Fai una prova. Tu hai qualche... No, perché hai... Bah, io. Dipende chi mi ha Che commissionato. poteri hai? Che tratti hai? Ma allora, io ho parlato con un sacco di gente e magari gli ho letto anche la testa, perché come tratti io sono carismatico, sono psionico e ho poteri telepatici, quindi probabilmente ho chiacchierato e parlato con un sacco di gente, però a parte questo non so un cazzo di niente, quindi sulla base del fatto che magari ho fatto qualche ricerca prima, so di chi si tratta, piuttosto che no, mi è stato fatto qualche nome da qualcuno che mi ha mandato qui. Potrei sapere qualcosa, altrimenti no. Ok, fai allora una prova secca, normale. Ok. Vale, 5. 1, Successo. 5. Allora, la persona che ti ha mandato qua in realtà non pensi che sia direttamente collegata allo sciacallo. Comunque è il solito Talal, che è il contatto di zero. Lui in genere fa solo da mediatore per qualcun altro, che non si può permettere di fare i lavori sporchi. Però, Certo. parlando, ascoltando conversazioni in giro per i peggiori bar di Dabaran, Certo. un nome ti è saltato all'orecchio più volte questa settimana. Un nome che, per tua fortuna, hai sentito poche volte pronunciare a voce alta e ogni volta chi lo pronuncia lo fa con una certa deferenza e terrore. Lei si chiama Sahar ed è diventata famosa, su Dabaran e nel resto dell'orizzonte perché chiunque abbia avuto a che fare con lei è convinto che sia una schiavista, anche se questo non è mai stato provato. Tutti quelli che hanno provato, hanno cercato di provare questa cosa, sono stati trovati in un tappeto nello spazio. Ancora. È una lunga tradizione È di una lunga famiglia. tradizione, capito? Quanti tappeti in questo spazio? Io decido che il gioco non va alla candela e che possiamo e batto in ritirata perché non vorrei usare proprio questo nome per arrivare Ci sono allo delle reazioni sciacallo, che perché poi vanno. potrebbe decidere di mettermi su una sedia, legarmi e spaccarmi le rotule per capire che cosa Sahar vuole da lui. Ci sono delle persone che vanno poste nello spazio a raccattare i tappeti e poi li rivendono. Sì. Allora, a questo È un punto. altro gruppo, cioè lo spin-off che Sì, lo giocheremo so. più avanti. Raccoglitori di tappeti. Sempre mercanti. Io torno indietro e vado a cercare la mia cricca, perché non penso di potercela fare da solo. Mi serve un diversivo, qualcosa, mi serve aiuto, e in questo caso rischio di non farcela e ci tengo, visto che ho un bel faccino, vorrei evitare che me lo disfassero in mille frammenti. Posso dirti io dove ero? C'hai già in mente tu. Ok, Vai tu. quando lui esce dal vicolo e si allontana, Zero scende dal tetto, toglie il colpo dalla pistola che era puntata sulla testa del tizio, appena comprato il silenziatore con i pochi risparmi che si è riuscito a mettere da parte, scende sapendo che lui sta andando a cercare la cricca. Parkour! Parkour! Non ce l'hai come tratto, mi No, spiace. allora a piedi con calma. C'ho Daredevil. Daredevil è combattere al... Se fai parkour al buio, sì, se no, Ok, no. nei vicoli si allontana per arrivare prima lì e farsi trovare che sta facendo altro. Ok, e dov'è allora quel posto lì? Sì. Dove c'è la cricca? Il posto è stato scelto accuratamente da zero ed è un posto dove ci sono intanto varie. Ci sono due o tre vicoli che portano a questo piccolo parchetto di quelli. Sai i nostri parchetti quelli con lo skateboard dove non c'erano le pedane, ma giusto quella pista in asfalto dove ti uccidevi Dove vedevi le e la rotule, gente certo. moriva con la ringhierina. Esatto, sì. Esatto.
così e ci sono solo tre vicoli che portano lì e tutti e tre i vicoli hanno bidoni che ha messo zero, roba varia, in modo che chiunque provi a avvicinarsi sbatte contro qualcosa e fa rumore. Ok. A meno che non sai come entrare. O meno che non sei Samad. Che sa dove sono le cose ogni tanto, sì, comunque sì. Un colpettino lo dà. Picchia dentro. E io chi trovo oltre a Zero? Cioè, un po' sudato Zero. Okay, sarà che soffre il caldo. Con un finto skateboard. Per giustificare. A 16 anni, dai. Dai, sì, sono un po' ragazzi. Chi trova di voi due? È l'inizio del parkour. Beh, sì, io sono lì a riposarmi. E allora presentatevi anche, perché loro sappiamo chi sono, no? Ma voi no. Allora, io mi chiamo Muammar e sono figlio di una famiglia di allevatori di polli. Sono taciturno, schivo e tendenzialmente vengo tirato in ballo solo ed esclusivamente quando le cose si fanno un po' grigie nel gruppo, per menare e dargli giù. Quindi sono una parte fisica e silenziosa della cricca. Non mi sta particolarmente simpatico nessuno, quindi sono abbastanza distante. Lui è troppo raffinato per i miei gusti. Zero? Sì. Nel senso, basta tirargli il collo alla fine. Samad, quindi. No, no, tu. Ah, lui. Nel senso che tu sei molto pulito in quello che fai, mentre invece lui è abituato con le galline e con l'ame. Per quello che sapete voi, però io minaccio solo la gente e gli faccio minacce ai familiari. Infatti lui tirerebbe direttamente il collo. Io forse non so neanche questo, cioè nel senso... No, tu non lo sai. No, io anzi sicuramente non lo so. Beh, ci sono anche io. Io sono Omar. Mare basta? Omar. Ah, Omar. Omar e Omar. Vedi Omar quanto è bella, ispira tanto sentimento. Oh, dai. Comunque, vabbè, sono un bel ragazzo di 16 anni. In realtà sono silenzioso in questo momento perché ovviamente Muammar non è molto di compagnia. Sono abbastanza... si vede che sono preoccupato perché sono andando avanti e indietro, perché sto aspettando che comunque torni Samad, perché è via da tanto. Sono figlio dei domestici della casa, appunto, dei genitori di Samad, e lo conosco da molto tempo e quindi ho anche un debole per lui, nonché appunto siamo, diciamo, fidanzati, ecco. Non mi piace molto Zero. Ma non piace a nessuno Zero, quindi... piace solo a Samad. Ma è ricambiato. Tra l'altro i tuoi parenti immagino che vivano al palazzo. Sì, abitano con Tu mi hai visto ogni tanto in maniera losca nelle stanze dei tuoi parenti. Sì, infatti ti ho Perché cacciato. Zero pensava di piazzare qualcosa per farli licenziare. Le cariche esplosive, tipo. Esatto. No, prima all'inizio era solo droga. Ma infatti quando ha ucciso... O la stoviglia rubata. Quando ha ucciso il tuo povero sì, amico. Compagno, ha fatto... clic 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 un po' di volte perché doveva arrivare alla carica giusta. Lasciate un po' in giro per lo spazio. Ah, ok. In realtà quelle esplosioni di quando siamo andati via era lui che stava già con... quando eravamo adolescenti. No, esatto. Perché poi ovviamente è sempre lo stesso numero, l'avevo collegato. Quindi... e non è sveglissimo Zero. È vero, è vero. Beh, e quindi trovi tutti. Loro mi hanno visto arrivare 2 minuti fa. Sì. Ok. E quindi sei arrivato? Ah, giusto, allora io sono arrivato 2 minuti fa e mi sono seduto come se fossi stato lì da ore. Come mai sei così sudato? Non credo che siano affari tuoi. Beh, sei comunque sempre dietro a Samad. No, questa volta ero da tutt'altra parte. Zeng, Zeng. Spam. Esatto. Ecco, è arrivato anche il damerino. Io non capisco perché tutte queste... Tutto bene? Ciao, ti do un... loro lo sanno? È una cosa su cui noi abbiamo pressione? Perché siete fidanzati, immagino di sì. Beh, cioè, probabilmente sì. Tenero, poi io lo odio, quindi sì. Sì, giusto, hai ragione. Hai ragione. Niente, cos'è che mi hai chiesto, scusa? Come tutto andava? Bene? Certo, assolutamente, tutto a posto. come si dice, faccio così. Hai provato quello che dovevi cercare? No. Fra me e una conversazione educata con lo sciacallo
Purtroppo si frappone. Caldo, aspetta, ti prendo un termos con del tè verde. Grazie. Tieni. In questo periodo soffre il caldo, io non ho mai. Chissà perché. Beh, non so. È comunque una cosa fastidiosa, cioè, suppongo non sia. Vai avanti. Scusa. Niente, c'è Shariar che fa la guardia al vicolo. Che brutto nome. So chi sia. Beh, sì, Shariar lo conoscete tutti perché comunque è uno di quelli che si è fatto strada abbastanza velocemente. Quello che ho visto che l'ha preso per la faccia. Sì. E si è fatto strada abbastanza velocemente facendo sparire le persone giuste. Beh, è ancora lì? Così pare. Shariar, lo descrivo brevemente, e provo a tirare a caso delle voci sulla sua famiglia o dove vive, sperando che qualcuno di loro lo sappia e mi dia quell'informazione. Per esempio quella che vive nella parte est della città con la moglie, giusto? E spero che qualcuno di loro lo sappia. Fai una prova. Bellissimo. A caso. Ok. 5-6. Ci piace questo gioco, è incredibile. Sì, bello! Che sistema della Madonna! Sempre di 6, ma meno. Ma già c'ha due possibili risultati. Però bene. Ah, no, non abita lì. Però riesco... Abita dall'altra parte, vengono a comprare i polli dai miei. Ah, la casa quella con le tende azzurre e bianche. No, quella di fianco con le tende gialle. Ah, ottimo, ottimo. Di cosa stiamo parlando? Sentite, andiamo di là. Io vado verso il vicolo per picchiare il tizio. Omar, a proposito, tu come sei? Sei più basso, più alto di me, spalluto, fisicato, delicato? Cioè... Allora, da quello che avete visto, comunque sia, sa abbastanza menare le mani. Cioè, okay. Non è nel senso molto grosso. Comunque sia, è più, come dire, segaligno. E abbastanza su essere veloce per schivare e prendere a pugni la gente. Ok. Cioè in quel senso lì se la cava. Io ti dico, Omar, io stavo pensando di risolverla in una maniera meno violenta, cioè più utilizzando un po' di furbizia. Mi pare essere molto dotato di muscoli e cattive intenzioni. Sì, ma noi siamo in due. Ci sono io e c'è anche Muammar. Mi giro. Allora, la trovo un'ottima idea, vero? Per morire veloci. Sì. Attacco frontale. Sì, non è una grande idea. Poi c'è anche ma zero. No, io ho delle cose da fare. No, beh, allora io, al di là è possibile che è sempre da fare? Perché sono una persona che dopo essere stata accolta. La tua casata si chiama? Tua casa? Noi siamo gli Washid. Washid? Sì, Yuashid. Yuashid. Noi commerciamo in datteri. Okay. Perché a me mi avete trovato quando ero piccolo, morente, sono stato adottato nella... delle commissioni da fare, ma penso che Samad sia completamente al sicuro con voi due. Giusto? Sì, se non dobbiamo andare ad attaccare di fronte così. Ma penso che a quello ci penserai tu a far venire del buon senso al buon Omar. Sì. Ci vediamo dopo. Io qua aggiungerei anche un dettaglio su come hai conosciuto invece Talal, il tizio che vi fa fare questi lavoretti. Ok. Talal finge di essere un sacerdote di una delle icone, del messaggero per l'esattezza. Mm-hmm. Finge di essere cieco. E la piccola cappelletta dove accoglie i viandanti che devono mandare dei messaggi a qualcun altro... non è una vera cappella, è semplicemente una facciata per le sue imprese sotterranee. L'hai conosciuto perché una delle cose è che ha anche un cesto con le offerte. Tu un giorno hai pensato, ma è cieco, potrei provare a prendere qualche offerta perché devo arrangiarmi. Non era cieco. Okay. Però ho preso un sacco di botte. No, non hai preso un sacco di botte. La cosa che ti ha stupito molto è stata proprio quella. Lui ti ha preso la mano come se niente fosse e poi però ha riconosciuto in te qualche cosa di chi è in grado di muoversi senza farsi vedere e ha iniziato a farti fare delle piccole cose dicendo l'Oclamora. Esatto, esattamente il vecchio Chain. Ok, quindi io vado verso di là allora.
Com'è la situazione polizia? Questa è una città comunque con un po' di casate serie. Sì. Quindi ci sarà un... La sicurezza in realtà è lasciata alle singole famiglie che devono gestirsi per i fatti loro. E per la città? In giro per la città? Ogni singola famiglia cerca di tenere più pulito possibile intorno al proprio... Ok. Perché quello che voglio fare in breve, perché non voglio prendere troppo tempo, mentre poi loro chissà cosa fanno, io vorrei andare da Talal e chiedergli un po' delle cose, tipo, non so, in questa ambientazione, ma un po' come se adesso fossero dei foto e video pedopornografici per di quell'ambientazione, per nasconderli dentro casa di Shariar, dove c'è la moglie, e poi chiamare la polizia o le famiglie responsabili della cosa, perché non voglio dare fuoco al posto. Solo perché oggi ti ho scritto grazie. Esatto. Che dopo venire. E per fare in modo che passino un magari non li arrestano, perché poi capiscono così, ma passino un'enorme quantità di guai. Ok, allora fai una prova, ma con svantaggio, perché cercare certe cose senza farsi trovare anche per Talal non è una cosa scontata. Ma poi c'è tipo qualcosa di simile a una... Vorrei ricordarti che noi abbiamo il database elettronico sulla Talisman. Lo so, però non so se è locale, quindi ci sono giga e giga di roba storata nella Talisman, oppure no, se c'è un sistema ci sono dei sistemi di comunicazione, non vai... magari più localizzati, però diciamo certo. Il pianeta sicuramente ce l'ha. Ok, perfetto. Ok, quindi prima vedo se riesco a farmi dare quelle cose da Talal, se non ci riesco cambio piano. No? No, anzi, vedi che quando glielo proponi è anche molto restio, ti dice certe cose non andrebbero fatte mai. Se devi liberarti di qualcuno, fallo in una maniera più pulita. È un ottimo consiglio. E poi quindi vado a minacciare la moglie. Di chi? Di Talal. Di Shariar. Di Talal. Di Shariar. Shariar. Dico a tutti che non è cieco, hai capito? Ma chi è? Ok, mentre tu vai a cercare la moglie di Shariar, seguendo le indicazioni che ho capito prima di dove vive, andiamo ai nostri tre. Anche perché se non ci riesco gli do fuoco. Beh, io ti dico, guarda Omar, sono abbastanza sicuro che potremmo metterlo fuori gioco, ma in ogni caso dopo di lui ne arriverebbero altri, e se per caso poi qualcuno scoprisse che c'entriamo qualcosa e se ne avesse a male, sarebbe un problema per i buoni rapporti con lo sciacallo. Se invece lui fosse distratto e io potessi passare senza che nessuno mi avesse fermato, poi sarebbe lui in difetto, ovviamente, e quindi probabilmente avrebbe anche poca voglia di parlarne. Ok, quindi tu devi semplicemente superarlo. Allora, ho il sospetto forte. Allora, tu sai che io ho poteri mentali. Ok. Ma lui no. Cioè, Muammar non lo sa, quindi parlo sempre per impressioni. Però tu sai cosa intendo, ecco, quando mi riferisco, quando parlo in un certo modo. Ti dico, ho avuto l'impressione, una forte impressione, che stesse cercando di proteggere l'ingresso alla via in cui mi stavo dirigendo per arrivare allo sciacallo. Quindi è possibile che abbia tutta l'intenzione a non farsi sfuggire i dettagli, e è possibile che io, prima di presentarmi semplicemente in quel posto dicendo «Salve, volevo fare una chiacchierata», forse farei meglio a ficcare il naso con discrezione, perché potrei scoprire che non è il momento migliore per fare le dovute presentazioni, ecco. Al contempo è anche una opportunità, perché se stanno trattando affari importanti, potrebbero essere informazioni altrettanto importanti. Non nascondo che potrebbe essere un po' rischioso. Ok. In che modo possiamo distrarlo? Idee? Comincio a grattarmi la testa. Aspetta, una detta per dargli a fuoco casa. Potremmo mettergli dei video pornografici. Se fatti scappare un altro tiro. Il computer di casa e poi denunciarlo. Andiamo a chiedere a Talal. Talal, hai dei video pornografici da mettere in casa?
Ancora? Perché sta fissando? Oggi erano i giovani. Oggi è la quindicesima persona che me lo chiede. E che c'entro io? Perché tutti da me poi? Esatto. Vi do quell'impressione. Sei cieco, non lo so. Allora. Sei un prete. Ah, ecco. Quindi. Di cosa si interessano? Chi? Quelli da cui devi andare. Ah. No, quelli da cui non vuoi essere visto. Quelli è quello. Cioè, per adesso Shariar. Penso che gli interessino i soldi, i guai, e le belle donne. Ok, quindi... belle donne uguale distrazione. Beh, forse suppongo possa funzionare. Ecco, e allora regagliagli una zoccola e vedrai che... Più che regalargliela devo farlo abbindolare da una zoccola. Perché se quello che vuoi. Potrebbe essere un'idea. Aspetta, forse io conosco qualcuno. Mi viene in mente che... Vabbè, a parte che sono abbastanza carino. Conosco delle ragazze che magari con l'approccio giusto, con l'interesse appunto di qualche tornaconto, magari possono darci una mano. Non vi dico che nome ha generato il generatore casuale di perché? Boteina. Boteina. È la ruota del cane. Dai, dai, basta, è canon. È canon. È Boteina. Boteina. Questo non lo scrivo perché me lo ricordo. Scusate, ma il metallottoliere? Ah, giusto. Vado a prendere il metallottoliere. Botte. Cioè, Botteina. La piccola botteina. Nella botteina piccola c'è il vino buono. Ovviamente. Donna botteina, sì. vabbè. Allora a questo punto il metallottoliere. Allelia. Uno okay. E due per l'altro. Perfetto. Okay. Uno per il generatore e l'altro per il nostro intignarci. No. Allora è così. Ah, ok. Porca botteina. Va bene. Devo tirare qualcosa per trovarla? Per... No, sai da che parti bazzica, quindi... Bazzica. Descrivila anche questa botteina. Tra l'altro è una delle cose che mi ispira di Omar. Cioè, essendo uno che è vissuto più nei piani... Cioè, nel senso... A metà tra i piani... Piani bassi... Cioè, nel senso, stimoli questa mia voglia di avventura, ecco. Si chiama così. Beh. Esotismo. Niente, va bene, vado da Boteina, che è questa... che è questa bella donna dalla carnagione color del pane abbrustolito... gli occhi grandi, verdi, capelli mossi e generalmente si trova lì, beh, comunque nella zona dove siamo noi, cioè nel parco, non è che sia propriamente una prostituta, però non disdegna questo genere di cose. Più zoccola, diciamo. Non è, è un hobby, non è una prostituta. Non è proprio esatto. Fame. Voglio di questo di buono. Questa è metà. Sì, giusto. È un pochino più... C'era un argomento, siamo andati da una che si chiama Boteina. Sì, l'ho sentito. È un po' più vecchia di noi e ama comunque dei ragazzi. Allora vado, mi avvicino... con le mani dietro la schiena e faccio un occhiolino. Ciao Omar. Ciao. Cosa vuoi? Quando ti avvicini con questo sorriso sulle labbra so che stai per chiedermi qualche cosa. In genere non è venire a letto con me. E lo sai che comunque ho altri gusti. Continuo a dirti che per me è un grande spreco. Lo so, lo so. Magari un giorno, chi lo sa, potrei convincermi. Ma volevo chiederti, so che tu sei veramente brava con queste cose. A proposito di convincermi. Mi piace contare su di te. Non è che potresti farmi un favore? Uno soltanto? Uno soltanto oggi e tutti gli altri? Ma lo sai che poi dopo... arrivano anche dei soldi, lo sai. Non sono così interessata ai soldi oggi. E se invece ti potessi far conoscere, sai, quella ragazzone? Dai. Zero? sì, lui.
Sai che bazzica con noi, è un po' arritroso, però sicuramente avrebbe bisogno di un po' arritroso. Lui è che è sempre nelle ombre. Lui quando lo vedi fa sempre un passo indietro e si perde nelle ombre. Esatto. Ha delle ritrosie, ma sicuramente una bella ripassata da te potrebbe aiutarlo. Fu così che Butena non la vedete più nessuno. Fine di una Butena. Esatto. Va bene. Perfetto. Memoria di una Butena. Esatto. Ciao Simone, che ci ascolti da casa e che dici: beh, entro un attimo e metallo. Purtroppo. Che cazzo volete da noi? Ci hai fatto il pallottoliere. Ora. Esatto. Anche se ti dirò, in realtà Muammar di certo, sai, i polli, mangiare la carne di pollo fa molto bene. Non so, non mi convince molto. Tenete conto che io ho una cicatrice su una guancia, quindi sono proprio squarciato. Proprio mi sembra che puzzi. Sono un pollaio tutto il giorno. Quindi. Hai ragione, è vero, puzza. Che cosa vuoi? Ma allora, ci sarebbe Shariar presente? Lui? No, non mi dice nulla. È piccolo e gracilino? È piccolo e gracilino? No. È un bel ragazzone. È un bel ragazzone. Ah. Sai, conosci i gusti? No, in realtà. Vabbè. Comunque, dovresti... Nel senso che Samad non mi sembra un ragazzone. Vabbè. Ci sono state altre occasioni. Comunque... avremmo bisogno che magari, che ne so, gli fai qualche tua moina, qualche attenzione, in modo che lui possa essere distratto. Fai un tiro per convincere la tua amica. Esatto. Due? Sì, a meno che tu non abbia qualche vantaggio che te ne fa tirare tre. Botteineri. Sono opportunista. Se un nemico fallisce un attacco, posso. No. Lei prova a saltarti addosso. No. Tu la schivi. Trombata schivata. Adesso. Via. Oh, sei. Grande. Solo per questa volta e solo perché sei tu. Oh, grazie. Però domani sera usciamo insieme. Va bene, ci sto. Corner. Ma guarda. Ecco, un accompagnatore. Lei è accompagnatrice. Sì, era difficile interpretare a gender invertiti. E dove sta? Gli indico la strada, cioè anzi magari l'accompagno fino al bordo del parco, e dico in quella direzione, nel vicolo. Vabbè, io li seguo perché... Ok. Mentre lei convince Botteina, tu? Tu volevi fare qualcos'altro? Io aspetto. Visto che, ok. Zero. Tu attraversi un pezzo della città per arrivare... A quella che penso sia casa di... Shariar. Andarci la casa sbagliata. Cosa ti ho fatto? Non dovevo... Ho fatto 5 e 6, dai. Esatto. No, è bello che è la terza casa, cioè, vi ti rovinate quella con le tende bianche e azzurre. Tutte, vabbè, secondo me è quella del papà di quello a cui abbiamo fottuto il tappeto, che abbiamo tappeto. Probabile, sì, esatto, la stessa casa, un quartiere in lacrime. Esatto. Arrivi davanti a quella che dovrebbe essere la casa di Shariar. È una casa abbastanza bella per essere uno così giovane che si è fatto strada a mani nude, letteralmente stragolando delle persone. La osservo per qualche minuto facendo un giro l'intorno, cioè tenta di essere interessata ad altro per capire se vive con i genitori, se c'ha una moglie, se c'ha amici, parenti che vivono lì, qualcuno su cui fare leva. Allora, ti sembra, facendo un giro abbastanza largo per non dare nell'occhio, che da dentro non ci siano movimenti, non ci sia... Però mi infiltro dentro casa di Shariar. Fai una prova per vedere quanto silenziosamente riesci a entrare. Riesci a entrare sicuramente perché capisci che non è particolarmente... E no, qua Daredevil è solo per combattere al buio? Sì. Cinque. Senza fare
Senza fare rumore, riesci ad aprire una delle finestre sul retro e a intrufolarti da lì. E se non c'è nessuno, prova a capire se ci vive qualcuno oltre lui. Ok, allora, le luci sono spente e non vedi... Non ti sembra di sentire né rumori né gente addormentata né nulla. Provo ad andare a vedere se c'è qualcuno che si sta facendo il bagno. Il bagno pure è spento. Però ti sembra di sentire a un certo punto un paio di colpi venire dalla cantina. Inizio a dirigermi verso di là. Prima vedo se trovo così in vista, senza cercare accuratamente, qualcosa di Shariar per poi in caso in futuro avere... Tipo la felpa di Shariar o... No, tipo se c'ha qualche arma, se c'ha che ne so, il laptop. Ah, ok. O qualcosa del genere in vista, però non nascosto. Sì, beh, una delle sciabole di Shariar, vedi che è un grande appassionato di coltelleria. Glieli rovino quelli che posso in pochi minuti. Okay. Gli sbrecci il filo. Sì, invece il filo gliela piego. Con le chiavi dell'auto. Se riesco una la spezzo sul ginocchio. Zero Wasir. Esatto. Ok, gli rovini le armi e poi vai a iniziare ad andare di sotto. Quando arrivi a quella che ti sembra la porta per scendere nello scantinato, vedi che ci sono tre diversi chiavistelli di quelli proprio belli. Prima di scendere guardo se ci sono trappole. Tira. Guarda sotto. Io avrei dovuto prendere Infiltration. Cioè che cecchino. Non è ancora usato, sei ancora in tempo. C'è un qualcosa tipo Infiltration? Sì. Sneaky. Punto per vederti. Prova a cercare trappole. Quindi tiro 3. 6. Sì. No, le trappole non ci sono, i chiavistelli sono però belli robusti. Ti rendi conto che romperli è difficile, scassinarli? Scassinarli è più facile che romperli per te, che sei abituato a fare lavori di fila. Prova a scassinarli. Sempre sneaky? No, qua non puoi ritirare, spendere e fare cose. Qua non puoi ritirare a meno che tu non abbia un tratto apposta che si chiama Lucky. Ah no, vedo che il primo non ci riesco e provo cercando di cambiare un po' la mia voce. C'è qualcuno lì? Da sotto non senti più nessun rumore. C'è qualche finestra che dà sotto, tipo di quelle con le sbarre o qualcosa che dà della cantina? Uscendo di nuovo fuori, sì, prima facendo il giro. I cavistelli non ce la faccio. Prima facendo il giro avevi visto che c'era una bocca di lupo. Che sono? Quelle grate. Le finestrelle con la grata. Con la grata, e provo a guardare dentro. Dentro la luce è completamente spenta. C'è solo il fascio di luce che entra dalla bocca di lupo. Vedi che sotto la stanza che vedi non è la tipica cantina che ti aspetteresti da una casa, perché è arredata come una stanza, vedi dei tappeti, un cuscino, roba del genere. Ok, quindi è possibile che sia qualcuno che è con lui. I chiavistelli però erano fuori. Sì. Mm-mm. Prova a battere la finestra piano. Fai una prova standard. Prova, sì. Convinci chi c'è dentro. 5. Si avvicina qualcuno che esce un po' dall'ombra e sembra un giovane ragazzo. Mi faccio finta di chinarmi tipo per allacciarmi una scarpa, per non dare troppo nell'occhio in giro per strada. Lui vede che non sei chi si aspettava, viene verso di te quasi a gattoni e solleva le mani che sono tenute da una catena. Aiutami! Io mentre mi alzo scarpe faccio un cenno con la testa. Chi sei? Cosa ci fai nella casa di quel criminale? Sono prigioniero, il mio nome è Kabul. C'è qualcuno che può venire a prenderti? Non lo so, fai presto. Fai presto. Non hai famiglia qui, non hai nessuno. Sono stato portato su questo pianeta, non so nemmeno dove cazzo siamo. Quanto mi sembra plausibile farlo uscire chiamando la polizia o qualcosa del genere? Se il signor non gliene fotte niente perché non è delle famiglie sue, non è della famiglia. Allora, comunque il circondario è sotto la famiglia di qualcuno che non vuole... Che ci siano rapimenti di persone. Però dipende anche quanto Shariar è vicino magari a qualcuno in grado di pagare la guardia o... E poi soprattutto perdiamo l'accesso alle informazioni che questo qua potrebbe avere.
Ah, io sto pensando di sparargli, così tolgo qualcosa a Shariar che qui tiene. Sì, ma magari. No, no, difatti. Lo possiamo usare come leva, cioè. Ah, però tu, io non sono. Come lui. Leva, letteralmente, nel senso che diventa corridore, esatto. Mortis rigido e. Ce l'ho il comunicatore? Sì. Samad. Pronto? Samad? Sì, brava. C'è un ragazzo che è stato rapito ed è incatenato sotto casa, dentro casa di Shariar. Incatenato, rapito? Sì, nella cantina. I chiavistelli sono impossibili da aprire, ma non so se Shariar ha contatti qui in giro per farlo liberare. Oh, cazzo. Liberarlo sarebbe una bella mossa. Potrebbe avere un sacco di informazioni. Potrebbe avere informazioni, potremmo... potremmo avere una leva da usare su Shariar, potremmo ricattarlo. Beh, sì. Potremmo evitare che questo povero Cristo finisca secco. Aspetto qui che torni qualcun altro, che non venga nessuno. Aspetta, ma tu, a proposito, tu come cazzo l'hai scoperto sta roba? Ero venuto a comprare delle verdure. Ok. Vabbè, senti, nelle... Non è molto intelligente, zero. Senti, se tra le... Lisha ha visto adesso che c'è una bancarella lì davanti. Se... Ok. Zero, se fra le verdure volessi cercare se per caso... Beh no, Samad sa che io faccio le cose, no, lui, esatto, che non sa, cioè, che ammazzo la gente, no, okay. Le butto nei vicoli. Ma io vi voglio bene per questo, cioè nel senso io penso che voi... Hai visto facciate... che hai iniziato a comprare un sacco di tappeti però. Beh, a gusto, sai. Soprattutto da quando conosciamo Ron. Sì, tappeti ovunque. Stavo dicendo, se per caso nel selezionare le verdure migliori trovassi magari quelle più nascoste... e più preziose, forse potresti trovare delle chiavi. Credo che le abbia con lui, non è così stupido. Io penso che lui sia particolarmente violento, ma non particolarmente. Beh, inizia a venire di qua, penso che ci siano più opportunità in questa linea di azione che affrontarlo a viso aperto. Perfetto, prima cerchiamo di alleggerirlo, perché abbiamo qualcosa che lo potrebbe rendere molto poco sospetto e molto poco attento a quello che ha addosso. Ok, se dovesse essere un problema, digli che molto probabilmente la sua collezione ormai è andata. E chiudo il comunicatore. E passiamo a voi, che avete portato Botteina al palco. Sì. Botteina. Meravigliosa Botteina. Caro Samad. Che te ne pare? E indico in lontananza, molto in lontananza, Shariar. Lei lo guarda, fa, non è esattamente il mio tipo. Ma sappiamo che tu ci sai fare. Sappiamo che è un debole per te. Botteina, se invece di qualche moina che lo distragga per un po', dovessimo arrivare a poter frugare nei suoi vestiti senza che lui abbia particolari sospetti o interessi sul dove si trovano, come potrei convincerti ad aiutarmi in questo senso? Lei guarda verso Omar. Beh, ci sarebbe una cosa che potete fare per me. Entrambi? C'è un prezzo da pagare, è un piccolo prezzo da pagare. Io penso di essere abbastanza ambidestro, onestamente, cioè non ho particolari... Abbiamo anche 16 anni. Sono quindi tutto fa proprio, dici? Everything goes. Io sono un po' intimoritorata da questa cosa, perché dico... Beh. Sì, esattamente, cioè... Chiaramente la faccio più grossa di quello che è, non in senso, ok, sei un metallo, ma non era intenzionale, non volevo... È il miglior metallo, quello non è intenzionale. Io guardo lui, io lo sguardo degli orrori. Gli occhi del cerbiatto e le faccio, è una promessa, ci si può pensare. Datemi, guarda Shariar un po' in lontananza, 10 minuti. Perfetto. Ti mando un messaggio, dico stiamo arrivando, puntini puntini, dove? Punto di domanda, e non so dove è la casa questo qua. Che Botteina. Dopo 5 minuti non vedete più Shariar né. Ok. Ci mettiamo in cerca dei suoi vestiti, cioè nel senso di dovunque possa averli lasciati, magari quelli più pesanti, sarà tolto la giacca, e li frughiamo. Allora, vedi che Botteina sa il fatto suo. Sentite i rumori da una delle case lì lungo il vicolo, che probabilmente fungono da punto di guardia
dello sciacallo. Ok. Okay. Loro sono evidentemente dentro, ma lei è riuscita a convincerla a lasciare fuori la giacca, forse ve l'ha fatta scivolare fuori. Ok, mm-hmm. Wow. Senza farsi notare, ha fatto 2-6. Ah beh. E quindi avete accesso pieno alla sua giacca. Perfetto. C'è uno svantaggio nel fatto 2-6, che avete un minuto, non 10. vabbè, oh. Che ci troviamo dentro? Dimmi che ci troviamo dentro, i chiavi. Sarebbe bellissimo. Fai un tiro di culo. Sì, esatto. Fai un tiro di culo. 2-2, purtroppo, quindi... No, le chiavi non ce le trovate, però ci trovate uno di quei piccoli pad che vengono usati su Dabaran, che è un pianeta ricco, per passarci i messaggi invece che i fogliettini di chiavi. Ottimo. Beh, intanto quello lo prendiamo. E poi... Ragazzi, noi dovremmo andare da zero perché questo qua è intrappolato, però una sbirciatina dalla finestra di quell'edificio. Chi è che è intrappolato? Uno, scusate. Esatto. Zero ha trovato nella casa di Shariar uno ammanettato. Scusa, ma noi cosa dobbiamo fare? Salvare tutta la città da Shariar? No, ma che mi frega di salvare... Cioè, nel senso, a parte che in realtà non... Cioè, preferirei che nessuno fosse nelle grinfie di quello di quel bastardo. Facendo visto che Zero che sta dando la pistola nella bocca di lupo cercando di prendere la vita. Che bella persona. Però e poi date addosso al pilota, eh. Esatto. Non ci sei, tu non lo sai. Però se Shariar è ucciso più gente che potrebbe diventare dalla forza dello sciacallo a una debolezza. È meglio ricattabile che distratto, perché diventa un'arma per noi. Se io mi devo avvicinare allo sciacallo, io rischio direttamente. Se Shariar è ricattabile o abbiamo qualcosa per usarlo, magari le informazioni che ci servono sullo sciacallo ce le passa direttamente lui, dato che ci lavora. Beh, uno di noi può entrare nel locale, nel posto, e dare un'occhiata. Muammar, sono sicuro che sarai più che all'altezza della situazione. Pochissimo rumore e moltissimo osservazione, come posso dire. Te la sentiresti? Sì, sì, tanto. Non penso di essere molto lontano dalla media dei clienti. Qualora dovessi vedere qualcosa che non dovevi vedere o qualcuno ti puntasse, però scappa veloce. No, lo ammazzo, è meglio. D'accordo. E dai, Omar, dire che noi andiamo ad aiutare Zero, magari. Va bene, andiamo. E intanto mi metto a giocare con TTTT, poi mi dirai. Omar. Vedi, però questo è già un esempio in cui si vede che Samad, inconscio, ha appena salvato la vita a un tizio. Se non avessi detto, ci potrebbe essere utile con le informazioni, arriviamo. Il tizio sarebbe morto in quello scandinato e non avessi saputo assolutamente nulla. Dimmi. Allora, Momar, tu senza scegliere in mezzo riesci ad arrivare tranquillamente in fondo al vicolo e il posto che trovi in fondo viene chiamato solo la Porta Rossa. Devi sapere che è un locale, perché fuori non c'è nient'altro che la porta dipinta di rosso. Ok. Incredibilmente non c'è un buttafuori. Perché doveva esserci già il buttafuori all'inizio del vicolo, ma è un fesso. Quindi se uno passa, entra. Se uno passa vuol dire che può entrare. Quando apri la porta, quelli che sono più vicini all'ingresso ti guardano per un secondo, poi distolgono lo sguardo, perché come pensavi, sei esattamente nella media del locale. Vedi che infatti è pieno di... contrabbandieri, gente armata fino ai denti, qualcuno... sicuramente ha ucciso qualcuno oggi stesso. E in fondo alla sala sai che c'è la stanza privata, diciamo, dove vengono fatte le discussioni un po' private. Sta nell'angolo della sala e in mezzo al resto della stanza ci sono 4-5 tavoli e un bancone. Ok. Se tu riuscissi ad avvicinarti abbastanza alla porta, dovresti riuscire a sentire qualche cosa, perché in realtà è solo chiusa da una tenda, non da una porta vera e propria. Ok, a livello di affollamento? Ci saranno 7 persone dentro. Ah, quindi se mi avvicino alla porta proprio a spavaldo mi vedono... Se vai dritto sparato, sì. Ok.
Però prendere da bere, sederti al tavolo. Ci sono avventrici, meretrici, persone che posso invitare al tavolo per fingere di... Allora, c'è una donna molto bella e molto poco vestita seduta all'altro tavolo vicino alla porta. Non quello più vicino, ma il secondo più vicino. Ok. È seduta da sola al tavolo e sta fumando un narghile. Ok. Prendo qualcosa al bancone di abbordabile. Esatto. Mitico. No, in realtà sono astemio, quindi non bevo mai. Bene. Una Corioli soda. Esatto. E per lei qualche cosa che piace alle donne, o almeno che io penso piace alle donne. Okay. Una Coriocola. Esatto, e poi mi avvicino. Coriopolitan e poi mi avvicino alla bella donna che ti guarda, ti squadra e allunga uno dei cuscini, sedia più o meno che ci sono intorno al tavolo. I tavoli sono molto bassi. Ti allunga questo cuscino e ricomincia a fumare il narghilè. E tu chi saresti? Uno che aveva voglia di vedere qualche faccia diversa. Beh, data la tua faccia deve essere normale. Sì, in effetti. Come ti chiami? Mi chiamo Kabil. E che cosa ci fa uno come te in un posto del genere? Beve, cerca di conoscere una bella donna e se ci scappa di fare due chiacchiere. Però sono scaramantico. E quindi potremmo continuare questa chiacchierata in quel tavolo lì. Mi piace di più. Prova a vedere se la convinci. E ricordati che hai anche comando come tratto. Sì, vero. Finché riesco a tenere la signora... Ah, ma comando non è solo fai brutto, quindi... Sì, comando è convinci brutto. Qualcuno facendo brutto. Ah, ok. E lei ti guarda e ti dice: sì, non è un problema. Porta quello e indica il narghilè. Ah, non c'è problema. Non si mette a spostarlo. Boom, lo tiro su, lo porto all'altro tavolo, mi siedo con lei, le allungo il bicchiere che ho preso per lei e comincio a farle delle domande proprio di quelle da conversazione spicciola. Io non sono un grande conversatore, quindi cosa ci fai qua, cosa ti piace, bla 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 bla. Intanto comincio a buttare l'orecchio mentre lei dice le sue stronzate. E allora prova... ti parla del suo gatto. Esatto, sì. Prova ad ascoltare con lo svantaggio perché stai cercando di tirare scema lei mentre cerchi di concentrarti su qualcos'altro e non sei particolarmente... Quasi. Senti, allora, senti che effettivamente qualcuno qua dietro sta parlando. Mm-hmm. Il tono è abbastanza, cioè il volume è abbastanza basso, quindi fai fatica a sentire che cosa stiano dicendo, soprattutto perché quando poi tu fai una domanda a lei e ti tiri un po' indietro, lei risponde, quindi copre con la sua voce quello che dicono gli altri. Un momento per usare il potere. Stai zitta, cazzo! Vabbè, narghile di merda. No. E tu avevi fatto il nome Sahar a qualcuno, no? Di loro, no? Sì. Sì? Sì? Assolutamente. Beh, l'ho detto a tutti. No, Shariar. Shariar è il tizio. Sahar era la tizia schiavista. Ah, no, no, mi sa. Non mi pareva. No, no. Beh, lei si presenta come Sahar. Porca troia. Wow. Tira un dado, magari la conosci anche tu per i fatti tuoi, però... Porca merda. Sì. Sì. La sua fama la precede. Non credevo di essere un compagno interessante per una persona così importante. Sai cosa si dice di quelli che adulano, vero? Che molto velocemente stancano. Non ha neanche iniziato. È vero, era semplicemente una constatazione, non una adulazione. Lo so, infatti è per quello che ti sto lasciando parlare. Oh, grazie. Non hai cercato di adularmi come fanno tutti gli altri? Beh, anche perché io di solito quando adulo risulto grottesco.
Sarà la cicatrice, ti accarezza la cicatrice sulla faccia. Allora, dovete sapere di questa cicatrice, parentesi, che io me la sono fatta cadendo contro una recinzione, quindi non ha nulla, nulla di storico, e io su questa mi invento le più peggio puttanate. Quello sì. Sì, è effettivamente è il ricordo di una brutta esperienza. Questo già qua non è menzogna. Assolutamente. E... sei venuto qua solo per conoscere qualcuno? Beh, tendenzialmente sì, io faccio una vita abbastanza monotona e quindi ho un po' di problemi a socializzare, soprattutto per il lavoro che faccio, e se non hai la sinusite l'avrai capito dall'odore. Immagino quindi che tu non ti faccia problemi a portare a termine alcuni lavori che è meglio tenere nascosti sotto un tappeto. È lei che ha fatto nascere la cultura del tappeto. Tendenzialmente no. Tanto di quello che sembra. È importantissimo. Dipende da quello che mi viene promesso in cambio. Se io ti chiedessi di far sparire una persona. Una persona che non mi vuole dare ciò che io chiedo. Cosa vorresti in cambio? Se non è dare di zero, ma non lo saprò mai. Vediamo un po'. Informazioni. Informazioni costano molto in genere. Appunto. Informazioni su cosa? Su quello che succede in questo posto. Io devo portare avanti l'attività di famiglia, non voglio rogne, e qui ci sono un sacco di persone che invece le rogne sembrano volerle produrre. Perfetto, direi che è uno scambio più che equo. Conosci per caso un vecchio di nome Talal? Solo di fama, ma non di persona. Ho bisogno che questa persona scompaia. Ha delle informazioni che devo essere sicura non arrivino a nessun altro. E lui in questo momento è l'unico con queste informazioni, quindi... Va bene. Fammi trovare la sua testa in un piatto e io ti darò tutte le informazioni che vuoi su questo posto. Sul suo padrone, sugli affari che si svolgono oltre quella tenda. Non mi interessano. Va bene. Credo che sia un giusto patto. Sarò qui quando avrai finito. Va bene, non mi rivedrai se non avrò quella testa. È la stessa identica dinamica della Calypso, cioè c'è Samad che è il capo di una combriccola che pensa smerciare informazioni e intanto tutti si mettono d'accordo su omicidi, quella che vende i talismani. Esatto, come si dice, persone che scompaiono, gente intrappolata. E io sono convinto di star indagando. Infatti, Coriolis è un enorme ciclo e riciclo storico che continua a tornare. Tutto legato dai tappeti, peraltro. Esatto. Peraltro. Sono sempre verde. Va bene, io mi alzo, ordino qualcos'altro per la signora al bancone di un po' più forte rispetto a quello che le ho portato e poi vado. Voi intanto arrivate all'indirizzo che Zero vi ha dato, cioè che sapevate perché ne avete parlato anche prima. Ho fatto in tempo intanto a dare una a sbirciare, curiosata. Sì. L'ultimo messaggio, che è il più interessante, vedi che ci sono un sacco di messaggi, fatti trovare qui in questo posto, fatti trovare di là, fatti da... Quello più interessante è firmato Hakim. Ok. Ed è proprio l'ultimo in ordine cronologico. Dice: se ti fai scappare il carico, la tua testa non sarà l'ultima cosa che ti staccherò dal corpo. Sarà l'ultima cosa? No. No. È una minaccia un po' vuota. Beh, abbiamo detto anche che sarà la prima.
Beh, ma se sarà l'ultima, soffre per tutte le altre che gli ha tolto prima. Ma magari poi ci sono altre cose che gli stacca. Io che cazzo ne so. Però tanto ormai è morto. Ma poi probabilmente sono due coglioni. Però tanto è morto. È scritto così, che ti devo dire. No, ma poi soprattutto nessuno minaccia. C'è una religione che dice che non devi perdere i coglioni per l'aldilà e lui te li stacca e tu sei terrorizzato. Esatto. Perché prima ti stacca la testa e non sai cosa succede dopo alle tue palle. Beh, lo sai perché sei. Tra l'altro prendi, arrivi perfettamente integro, vedi le tue 42 vergini. No, vedi le tue 42 vergini, guardi verso il basso e qualcosa scompare. Porca puttana. Ti mancano i coglioni. È così, è così. Hakim. Una voce nell'intercom dice: esplosioni verdi, gente che entra ed esce volando. Comunque, da quando lui ha richiamato, ci siamo sentiti all'inizio e loro stavano arrivando, io sono rientrato in casa e mi sono nascosto in casa. Allora, se sei rientrato in casa, noti che quei chiavistelli sono anche stati aggiunti di recente. Ok. Non sono stati costruiti con la casa. E a quel punto, mentre loro arrivavano, ho fatto un giro a cercare casa, con parti segreti, tira, cose strane. Se non trovo niente, gli rovino ancora di più reali. Hai detto se perdi il carico? Conta sneaky per investigare? No. No, niente di particolare. No, ti sembra proprio la casa di un tamarro di periferia. Ma certo. Sì, trovi un coso nascosto con 500 beer sotto, è l'unica roba che trovi però. Beh. Sono 5 talismani di... mica ma... No, non credo ai talismani ancora. Non ancora. Poi ho iniziato a farli, sei stata fiera di me. Sì. Ho imparato a fare i talismani, ma i miei funzionano meglio, meno dei tuoi, anche se funzionano i tuoi no, però per me i tuoi sono meglio. I miei sono veri. I tuoi sono veri, sono i miei sono una riproduzione. Ma tirare dei dadi però questa è un'altra cosa. Però sono biodegradabili. Esatto. I suoi, i miei no. Ah, i tuoi no. No, i miei no, sono tipo delle pietre a forma di teschio. Ah, è vero. Che puoi tirare in faccia alla gente. Certo, lei invece fa... I suoi sono commestibili. Lei fa quello edibile. Esatto, che poi dopo lo puoi consumare e basta. No, poi per zero i suoi funzionano molto meglio dei miei, perché io sono ancora le prime cose, ma in realtà i suoi non funzionano. Perché lei non ci crede veramente. No, perché è un altalento. Uno ha funzionato. Vero. Sì. Ah, è vero. Sì, ma là è per caso puro. Ha funzionato. Io non ho visto niente, però ha funzionato. Ha funzionato. Beh, per te ha corroborato la questione, ovviamente. Beh, allora, arriviamo. Beh, mentre stavamo andando, hai trovato qualcosa? Pare che si parli di un carico che non va perso. Potrebbe essere la persona che c'è lì dentro. Quindi stiamo parlando di cosa? Di traffico di persone? Lo chiederei a lui se può ancora parlare, dato che può ancora parlare. Se può ancora parlare. Ma no, io non sospetto niente. Ma io non lo so. No, lo so. Cioè, dato che abbiamo l'occasione di salvarlo, probabilmente ci sarà sufficientemente grato da chiederci. Anzi, prima di salvarlo, faremo in modo da verificare di che ci sia sufficientemente grato. Sì, ma senti Samad, ma sei sicuro di voler continuare con questo genere di cose? Va bene i furti, va bene il fare qualche cavolata per strada, ma... che intanto c'è zero... Prende appunti. Ma... Diciamo. Ma questa cosa di zero non è troppo pericolosa? Non ti sta portando verso quello che è qualcosa di molto più pericoloso di quello che possiamo fare. Beh, senti Omar, mi conosci, mi hai detto che dovevo uscire dalla villa di famiglia e cominciare a vivere il mondo. Adesso nel mondo c'è uno che sta per venire, cioè sta venendo, probabilmente verrà fatto a pezzi da un tremendo figlio di puttana. Io, al di là del fatto che stia cercando di eventualmente averne un piccolo tornaconto personale, perché le informazioni che ha potrebbero essere interessanti da sentire, non penso che abbiamo l'opzione di ignorare la questione, almeno liberarlo. Sì, no, sono d'accordo, però promettimi veramente di che se le cose dovessero farsi molto difficili abbandonerai la cosa. Beh, sono uscito perché me l'hai chiesto tu. Se dovessi tornare da dove sono arrivato, perché me lo chiederai tu, mi andrà bene. Va bene, dai, andiamo da zero. Ok, sto già piangendo. Allora, arrivate davanti a quella che dovrebbe essere la casa di Shariar. Fuori non vedete nessuno.
Chiamo Zero. Senti il telefono. Non senti il telefono. Non rispondi? Sono dentro. Salite dal balcone, la seconda finestra sulla sinistra è aperta. È piano terra, però vabbè. Ma io sono salito dall'appartamento di sopra. Parkour. Parkour. Fai una prova di parkour. Ho fatto talmente tanto mio parkour. Adesso riesce. Vedi? No! È ovvio. Che grande sistema! Ti dadi esco di 6. Quando tiri meno dadi da 6. No, ma perché con la vecchiaia in 10 anni hai rincoglionito. Ma perché lui è bravissimo a fare parkour non in assenza di gravità. Esatto, in preparazione di gravità è un casino lui. Quindi tu sei riuscito perfettamente a entrare sopra, io entro da sotto, non mi sembra. Anch'io. Allora prendo la finestra sul retro che trovate più o meno aperta. L'interno della casa di Shariar è un postaccio da buzzurro di periferia. Vedete, ci sono spade sparse in giro, alcune sono spezzate in due per qualche motivo. Vabbè. Notate anche voi la porta con tre grossi chiavistelli. E Zero, dove sei tu? Io sono nascosto tipo dietro una tenda nella sala vicino a dove si scende per andare alla cantina. Quindi sono passati di fianco. Sì, magari neanche vedendolo. Senti, dove sia Zero io non lo so. Vado a parte. Di certo è passato di qua, non vedo. Sono qua. Non farlo mai più. No, te lo dico sempre. Non credo. Allora, siamo in tre. Non sappiamo se abbiamo moltissimo tempo, anche se probabilmente Shariar starà facendo piantone fino a sera. I stelli sono molto sicuri, non sono riuscito a aprirli, però potremmo usare questa in caso nessuno di voi abbia altre idee. Anche se non credo, perché sono abbastanza grossi. Forse sparare non è il caso. Ma c'è il silenziatore. Non c'è il silenziatore. Sì. Ma non credo che funzioni, sarà difficile. Beh, allora facciamo una cosa, voi comunque se potete mettervi a frugare, magari le trovate, le chiavi non ce le avevo addosso. Magari no, non qui. C'erano qui, ho già cercato. Beh, un altro paio d'occhi non potrà fare le male. Le chiavi non erano nella giacca. È vero. Le avrà con sé, se questa cosa sembra abbastanza importante. Il ragazzo sembrava abbastanza disperato. Ah, a proposito, sì, leggi questo e ti passo il comunicatore. Vado a parlarci. Mm-hmm. Scendo, busso la porta. Ehi, lì sotto. Chi è? Siamo qui per aiutarti. Aprite la porta allora. Fosse facile, ci sono un sacco di chiavistelli, dobbiamo forzarli. Sfondate la porta. Con calma, intanto tiratemi fuori di qui, vi prego. Da dove arrivi? Chi sei? Cosa ti è successo? Perché prima di tirarti fuori ho bisogno di sapere che questa cosa non mi si ritorcerà contro. No, figurati. Arrivo da un altro sistema. Non so perché sono stato portato da Coriolis. Da un altro sistema di gioco. Sì, ah, un altro sistema. Non so perché mi hanno portato qui. Non so nemmeno che cosa vogliano da me e chi mi abbia chiuso qua dentro. Tirami fuori, per favore. Ti chiami? Kabulifran. Kabul. Ok, Kabul, devo fare una cosa particolare. Sì, l'ho ucciso due volte. Devo fare un piccolo controllo. Io non ti libero fino a quando non ti ho guardato negli occhi. Giro dalla parte... Dalla bocca di lupo. Ma ne frega. Sì, va bene. Sbrigati però. D'accordo. Io vado lì, lo guardo negli occhi e gli dico: adesso mi devi guardare negli occhi e dirmi sinceramente che non sai perché sei stato portato qua. E già che ci sei, dimmi se per caso conosci un certo Hakim. E cerco di leggere la mente intanto. E allora fai un tiro con carismatico perché ci sta, gli stai parlando, dicendo di dirti la verità. 6 e 5. Allora, quando dici Hakim, percepisci solo che è un nome che ha sentito, ma non sa chi sia. Però ha già sentito questo nome recentemente. Ok. Effettivamente non è sicuro del perché sia qua. Quello che è sicuro è che lui è solo una merce di scambio in qualche cosa di più grosso.
ma non saprebbe quale informazione in suo possesso possa essere o se sia il suo corpo che vogliono. Ok. Questo quadra con quello che so, quantomeno tu mi sembri sincero, non sono ancora particolarmente bravo a nascondere i miei poteri, ti tiriamo fuori da qui. Fate presto prima che torni! Da dentro c'è qualcosa che puoi usare. Posso provare a scassinare io? Sì, adesso che è passato un po' di tempo e magari hai trovato qualcosa in giro. Nel caso cerca da dentro qualcosa che puoi usare per aiutarci a fare leva. Sono legato con le catene, non posso avvicinarmi alla porta. Ah, pensavo fossero manette, niente. Io però, intanto faccio da palo. È un po', è un po' forzata per sdraiato, però io ho fallito. Però io ho sempre provato sul primo. Posso provare il secondo e il terzo? Per in poi far saltare il primo. Perché il primo sì. Penso di non riuscirci. Va bene, ci sta. Secondo, 5. Ok. Rallento un po'. Era il cosino di Hello Kitty, quello, il secondo, quello del diario. Il Tamagotchi. E il terzo è finto, non è attaccato, vediamo. No, il terzo è vero. Cazzo. E io tutto il tempo, tra anche le armi che c'aveva, c'è qualcosa per fare, non per forzare del tutto, ma per fare un po' di leva, per allentarlo e poi in caso sparando abbatterlo? Sì, qualche cosa lo e allora, trovi. Quei due che non sono riuscito a aprire, li allento un po' e poi provo a sparare. Allora, quando bene. Spari puoi anche prendere, come dicevo, la mira. Prendo la mira. Allora, non mi cambia niente perché c'avrei già super vantaggio. No, ti cambia invece. La mira ti cambia. Ah. Perché invece che fare successo con 5-6 fai 4-5-6. 4-5-6, chiaro. No, comunque, per dirvi velocemente, il combattimento, ogni round di combattimento avete due azioni. Possono anche essere due volte la stessa azione, quindi okay. Vi muovete due volte, sparate due volte, okay. Oppure prendete la mira e sparate, oppure schivate e sparate. Quindi io prendo la mira e sparo. Io ho la proficiency sul light range e sono anche un cecchino. Cecchino devo controllare, però tanto hai sicuramente tre dadi da 6. E adesso ti dico anche cecchino che cosa ti dà. Quando usi focus, quindi prendi la concentrazione, 3, 4, 5, 6. Ah, allora prendo bene la mira per prendere tipo la proprio dove sembra più fragile il lucchetto. Ok. 3, 4, 5. 3, 4, 5 sull'altro, quindi... Sì. Fa tanto il talento. Sì. Riuscito a far saltare i due lucchetti che rimanevano. Entriamo. Quando scendete di sotto vedete che effettivamente la stanza probabilmente prima veniva usata per qualcos'altro, era magari la taverna dove veniva a fumare il narghilè e cose del genere. È stata risistemata in tutta fretta per poter attaccare delle catene a un muro, che infatti si vede ancora il cemento non fresco, però recente. Sì, beh, è lo stucco sopra. Esatto. E questa catena che tiene legato per le mani e i piedi il povero Kabul Ifran. Ma la stanza è arredata per un prigioniero di un certo stile? O è no, la stanza è arredata come sarebbe arredata la taverna di casa di qualcuno. Okay. Semplicemente già che c'erano i mobili li hanno lasciati lì. Ma c'è soltanto lui? Sì. Ti vuole far abbandonare la tua vita? Che non mi ero accorto di cosa stavo io. Roma. No. C'è un enorme teschio con il nome di Omar scritto in maniera minuziosa e... soprattutto dopo che ha detto ma abbandona questa vita, lascia perdere. Suggeriscono anche di aggiungere un metallo per il mio corpo che vogliono. Peraltro avevo anche parlato a lei di fare il palo sdraiandosi verso l'alto. Quindi Plank. Il metallo ci sta. Mm. Al contrario. Ok, d'accordo. Quindi lo... vabbè. 760! Applauso per questo grande traguardo. Un piccolo passo per noi, ma... Esatto. Vabbè, entriamo nella stanza. Lui corre verso di voi, però è attaccato al muro con le catene, quindi non può venire. Mi sembra abbastanza inoffensivo. Adesso al massimo ti tira una catenata in faccia. Quindi io torno dietro la tenda con la pistola
E aspetto che arrivi qualcuno. Se torna Giuseppe lì. Quanti anni ha? Tipico nome arabo. Quanti anni sembra avere questo qua? Più o meno, poco più grande di voi. Avrà 20 anni. Non abbiamo motivo di credere che tornerà presto, ma è meglio evitare di perdere tempo. Sì, sì, infatti. Cazzo. Io provo a forzare la... come si dice? Prendo banalmente un pezzo di... c'è una... un pezzo di una scimitarra. Quello stavo dicendo. Un pezzo che è ancora fuori. E provo a forzare il lucchetto. Ma le chiavi le aveva con sé? Non lo so dove siano le chiavi. Mi hanno sbattuto qua dentro. Io ero semisvenuto. Quindi, non so dove siano le chiavi. Cla 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 cla. Cazzo, sono resistenti sti lucchetti. Ma perché sei qui? Non lo so. Vogliono qualcosa da me. Vorranno vendermi a qualcuno. Non lo so. Non lo sa. Ti guardano gli occhi e ti dico: non lo sa. Sa che è in pericolo. Senti, se dovesse arrivare qualcuno non possiamo stare qua, altrimenti finiamo come lui. O peggio. È chiaro, però sarebbe meglio evitare di essere che ci sia pure lui quando qualcuno tornerà. Quindi dobbiamo trovare il modo di... Aspetta, Zero! Ti ignoro per un attimo, ti volto. Zero! Quella cosa che hai fatto con quei lucchetti potresti farlo pure con questo lucchetto, perché non riusciamo ad aprirlo. Potrei fargli male. Puoi provare a forzarlo? E io non so come si fa. Come è attaccato? È inchiodato. Alza le mani, spostale a destra. Io 1-1-1. Prendo la mira. Vai che parto una mano. No, oh, sei tre successi di nuovo. Ormai. Anzi, è vero. Lui si tocca i polsi. Grazie. Ok, per lo stretching dopo andiamo. Finisce di togliersi la catena. Sì. Arrivo subito. Io tra quello che c'è nella stanza e quello che c'è nella casa riesco a fare sulla porta questa qui, come si apre la porta quella della cantina? Verso fuori o verso l'interno? Verso la casa, non verso la cantina. Verso la casa. Ok, allora provo a vedere se riesco a fare una qualche trappola per il prossimo che la apre. Ok. O tra pezzi di armi che ci sono, qualche cavo. Tira normale. Mamma, ho perso il narghilè. Beh, il tuo primo... In realtà non lo so, ma è la mia ispirazione, Eric. Quando hai piccato il tizio esatto. Con la porta. Beh, ma poi comunque è così che arredi camera tua. Ti ricordo che è suicidio. In realtà la faccio, poi non funziona. È stato un suicidio. È così che arredi le tue cabine adesso. È quindi nel tempo suicidio. Ti sei perfezionato. Nel tempo ho perfezionato. Adesso l'ho fatto. Ho fatto tutta una cosa fighissima col film, ma si apre la porta e non succede niente. Perché è collegata male. Però se uno va lì e tira giù il filo parte il finimondo. Comunque non hai, cioè nel senso, ti faccio notare Gianni che non hai bisogno di di sostenere le ragioni di Eric anche quando non lo interpreti. Sì. Secondo me ha necessità di farlo. Anche nell'ultima occasione io stavo semplicemente pilotando una nave, sono loro che si sono lanciati contro. Guarda che, Gianni è un Eric fallito, non avesse avuto esatto. Famiglia e lavoro. Io l'ho riascoltato quando ho detto è rubricabile a suicidio, alla fine hanno deciso che non potevano attaccarci e sono buttati verso la fiamma. E non è riuscito a finire la frase. E comunque in gioco Ron e Eric hanno ucciso più persone di Zero. Sì, è vero. E certo, Zero non ci riesce. Cioè, nel senso, o solo quelli svenuti. Io tecnicamente esatto. Non ho ucciso nessuno. Ha decapitato uno svenuto. Ron tecnicamente non ha ucciso nessuno. Forse Ilona ha ucciso di più. Sì, Ilona probabilmente sì. Beh. Ottimo assassino. Colpa del sistema. Certo. Dove lo portiamo? Vabbè, avremo un posto dove... Beh, a casa. A casa. E dove dobbiamo portarlo? Dove... Aspetta, no, sì, forse... Allora, voi avete o il vicolo, che però è il vicolo. Sì. O casa tua dei tuoi. No. Dove però se torni ti menano. O Talil. Avremo il garage. La dependance. Prima di andarmene devo provare un'altra cosa, però scusate. La pool house. Noi abbiamo qualche nemico in città alla beh, evidentemente Shariar. Sì. Allora io lascio un messaggio nella taverna con scritto: forse abbiamo qualcosa che hai, così impari a romperci il cazzo. Firmato quelli che ci stanno sul cazzo. Ok. Beh. Buona, ben giocata. Andiamo da Taral. Oppure troviamo una stanzetta di un motel del cazzo. Firmato però. Eric Lazar. Sì, non ho voi due di hotel.
Sì, sì, però il problema è che magari ci conoscono di vista. Sì, no, andiamo da Talal. Scusa, non vedi da Muammar? Ma come, loro non si infrattano nella, nel capanno della piscina di casa sua? Capanno della piscina? Sì, però è un po' una roba nostra. Preferirei evitare di portarci... No, beh, Muammar... No. Dove ci sono i polli? No, ma scusa, Chi sospetterebbe mai del... tipo tutti quelli che vanno nel pollaio e trovano uno nudo. Trovano uno nudo. Allora, boh, c'è uno nudo. Potrebbe essere un pollo. Il collo anche a lui. Potrebbe essere un pollo molto strano. No, più che altro, al di là del fatto che lo dobbiamo nascondere, non sappiamo cosa farcene di questa persona. Cioè, di questa... Kabul. Puoi chiamarmi Ifran. Ok. Conosciamo... Se avessi un esplosivo te lo metterei nelle orecchie. In realtà gliel'hai messo in questa occasione. In questa occasione, poi l'hai lasciato lì. L'hai sparato con la pistola. Conosciamo qualcuno che potrebbe farti tornare da dove vieni, farti sparire o sapere qualcosa di più della tua situazione. Se potessi andarmene da qua sarebbe... Mentre andiamo verso... Ha verso senso farlo andare via così? No, lo portiamo da... Appunto, lo portiamo da... Da Talal, magari sa cosa farci. E poi voleva informazioni sui traffici dello sciacallo. Eccole. Oggi Talal è un po' indisponente comunque. Ah, boh. Sarà che gli chiedi filmati pedopornografici. Sarà che qualcuno è morto. Ma io non lo so. Dei filmati sì, deve essere. Io mando un messaggio a Muammar. Gli dico che siamo da Talal. Innanzitutto gli chiedo, stai bene? Ok, sì, stiamo andando da Talal. Abbiamo merce pregiata. Anch'io. Oh, e andiamo da Talal. Sì. E mentre voi vi recate da Talal, Muammar è già arrivato da Talal. Giusto, Muammar. Sì, sei venuto anche tu a chiedermi dei video poco salubri. No. O sei qua per qualche motivo più valido? Sono qua per capire chi ti vuole morto. Ah, beh, credo molte persone. Sì, ma ce ne sono alcuni in particolare che pagherebbero profumatamente per farlo. Chi? Mi sembra che tu abbia già un'informazione in più di quella che ho io. Beh, diciamo che ci sono delle signore interessate a farti sparire. Chi vorrebbe far sparire un povero cieco? Qualcuno addirittura disposto a pagare vuotando il sacco sui traffici dello sciacallo, fa un po' tu. E tu che cosa hai detto? Che ti avrei tagliato la testa e gliel'avrei portata. Conti di farlo veramente? Francamente non ci ho pensato, era la prima risposta che mi è venuta, quindi volevo tenere aperta la porta. Io sono un allevatore di galline. Non macchiarti del sangue di un essere umano, allora. È una buona idea. E che cosa gli porto per avere quelle informazioni? Lei vuole letteralmente la mia testa o vuole una prova che la mia testa sia arrotolata? Vuole... Mi ha detto portami la sua testa su un piatto. Temo allora che siamo ad un impasse. Eh già. E non ti ha detto di portarla staccata su un piatto? Non posso... Se è un piatto molto grosso, c'è cioè su anche il resto di Talal. Tu gli attacchi un piatto dietro, tipo collare da vampiro, no? Aureola di piatto sul... Non vorrei dover far sparire un cadavere in più, Muammar. E tipo... non vorrei che i tuoi amici dovessero soffrire inutilmente. Cerchiamo di trovare una soluzione. Ti ha detto dove e quando portare la mia testa? No, mi ha detto semplicemente di portargliela quando abbiamo avuto una conversazione alla Porta Rossa. Posso tornarci per vedere se... facendole capire che la cosa è possibile. Non credo che una persona
comunicatore, così decisa a far sparire me da questo pianeta si arrenderebbe così velocemente e sicuramente non sarebbe contenta di vederti tornare senza la mia testa. Ah, questo senza dubbio. Dimmi quando arrivo. Sto immaginando quale altra, quale altro pegno potremmo dare a questa signora che, come hai detto, che si chiama? Non la chiamo. Vediamo quando arrivano gli altri quali carte abbiamo a nostra disposizione. Forse abbiamo qualche cosa che può essere usato contro di lei. Perché no? Ti preparo un tè? No, grazie, me lo preparerò io. Questa sfiducia mi offende. Questa sfiducia è quello che mi ha permesso di arrivare all'età che ho. Non avevo dubbi. 18 anni. Ma portati. Ma come? Sì, esatto. È la tensione, lo stress. Vabbè, io mi siedo lì in un angolino e aspetto. Nel frattempo arrivate anche voi. Ci sono ospiti. Molta gente passa dalla cappella oggi, vedo. Queste sono cattive e buone notizie al contempo. Penso migliori di quanto tu possa aspettarti, se saprai metterle a frutto. In questo momento ho ricevuto solo cattive notizie, quindi spero che voi ne abbiate ancora per quella cosa dei video. Cioè, è stata una domanda con un senso. No, devi farla pesare così. No, è ben altro quello che pesa sulla mia coscienza. Ce li hai? È il metallo più pesante della storia. Non te li vuoi separare? Cosa avete per me? Ti presento i Francabull. I Francabull era per farla breve, volevo arrivare allo sciacallo. Di mezzo c'era Shariar. Ho cercato di distrarre Shariar. A casa di Shariar c'era il seguente signore in catene. Capisco che tu possa essere interessato, però che cosa può interessare a me questo? E lui, il signore in catene, non era per niente consenziente nell'essere in catene. Era stato rapito e portato qua da un altro sistema, dice il signore, con cui probabilmente avrei modo di parlare o avremo modo di parlare. Inoltre, addosso ai vestiti del buon Shariar, qua non ti chiederò come abbiamo fatto nulla di indecoroso. Ho detto che non chiederò nulla di indecoroso, comunque, di certo non da parte mia. Abbiamo trovato questo. Guardiamo Omar. Non ho spinto niente. Gli do il comunicatore. Dato questo messaggio, leggi l'ultimo messaggio, anzi, l'ultimo in ordine cronologico. Ah, lo sciacallo. Eccolo qua. Lo sciacallo. Il suo vero nome è Hakim. Bene. Allora, Hakim è interessato a questa persona. Questa è la merce di scambio. Questa persona... c'è anche un conto. Questa persona o sa qualcosa o ha qualcosa o costituisce un'opportunità o una minaccia per lo sciacallo. Mi hai chiesto informazioni sullo sciacallo, questa per lui è merce pregiata. Capisco. Ho inoltre sentito che ha, diciamo, non ho capito se ha rapporti più o meno amichevoli con Shahar. Quella, una domanda, ma tu, guardando Ifram, cosa fai nel tuo sistema? Io sono... stavo studiando... Sei di buona famiglia? No, non particolarmente. Hai soldi? Giusto quelli che mi permettono di andare avanti. Qualche con i miei conoscenza studi. Proibita? Ho appena detto che studiavo ingegneria. Sì, ma non... a meno che tu non sia uno degli ingegneri di Coriolis, non guadagni così tanti soldi. Stavi lavorando a qualcosa di particolarmente importante? A pagare un meccanico. Come fai a saperlo? Intuizione. A proposito, hai qualcosa vicino all'orecchio? Una dinamite così. Tu gli do una schicchera. No, io non stavo ancora
facendo nulla di particolare. Il mio apprendistato non è ancora terminato. Quindi non ci serve a niente. La pistola no, gliela punto e cerco di minacciarlo. Aspetta. Forse volevano usarmi solo per arrivare a qualcun altro. Chi conosci di importante? Il professore presso cui sto facendo i miei studi, forse. Che si occupa di... Inizia a innervosire cercando di intimidirlo. Vai. Fai una prova, hai 3 dadi perché stai cercando di fargli brutto. Che sei. Bello sto sistema. Capito Simone? Basta Coriolis. Di 6, cioè con pool più piccoli. Però funziona. Esatto. Ah, secondo me in Coriolis gli facciamo tirare 3 dadi al massimo. Così. Esatto. Non so se la probabilità è la stessa, ma non credo proprio. Se mi fai tirare la metà dei dadi con 5 e 6, secondo me mi funziona questo meglio. È un sistema innovativo in cui si possono tirare solo 3 di 6. La gente che si straccia le vesti. Fatto sta che ho fatto 2 fallimenti su 10 tiri. È Simone che porta sfiga. Anche può essere. Una cosa non esclude l'altra. Esatto. Ok. Tu continua a parlare, se ti fermi probabilmente il mio grilletto si premerà. Ti guardo un po' male. Stiamo cercando. Sai, non lo farei mai. Stiamo cercando di capire. Davanti a me. Però io so che non lo faresti mai. Infatti. Stiamo cercando di capire come funzioni un artefatto che non so esattamente da dove arrivi, ma a cui ho accesso perché il materiale che stiamo studiando non è un materiale conosciuto da nessuno e sicuramente varrà un sacco di soldi se riusciamo a replicarlo. Avresti potuto dirlo prima. Non mi è venuto in mente onestamente che potesse essere questo il motivo per cui... No, quanti giorni sei in quella cantina? Ieri. E in 24 ore non ti sei mai posto del perché ti abbiano rubato? Solo per il tuo corpo. Delle persone... Ho cercato di capire se potevo uscire. Non sei così bello, comunque. Da portarti da un sistema esterno solo per avere il tuo corpo, quindi... Beh, d'accordo, ma zero, ha avuto una pessima giornata, stava lavorando a qualcosa di importante per le persone sbagliate, non, è inutile adesso abbagliargli... Come si chiama il tuo professore? Il professore per cui... Si chiama Botei. Boateng. Botei. Botei, un'altra. Hamam, il professor Hamam. Il bagno turco, ho detto. Okay. Sì, perché è un cesso, cioè, esatto. È bruttissimo. Esatto. È quello che ha inventato i bagni turchi. Esatto. Ah, ecco perché hai ricercato. Forse è per quello. Talal, tutto quello che senti ti fa accendere qualche lampadina, ti suggerisce qualcosa, ti... Mi suggerisce che la stessa persona che mi vuole morto voglia anche queste informazioni. Chi è che ti vuole morto? Qualcuno. Chi? È meglio che non lo tiriamo fuori in questo momento. Una sempre donna. A pensare. Ah. Non mi vuole dire chi. Forse va bene così. Sicuramente però il fatto che tutto questo giri intorno allo stesso locale non è un... Caso. Questa donna ti ha detto che vuole lui morto? Sì, mi ha detto che mi racconta tutto sui traffici dello sciacallo se io gli porto la sua testa. Questo mi sembra molto rischioso. Ok. In che senso? E perché non glielo vuoi dire? Se ormai gliel'hai detto non vorrai ucciderlo, se no perché è ancora vivo? Appunto. Non vuoi ucciderlo quindi? Aspetta, no, però... non voglio neanche tradire dall'altra parte. Ti ha detto di non dire il suo nome a nessuno? No, però è la mia garanzia per essere esattamente in mezzo alla linea. Ecco, è questo che mi sembra rischioso. Mi sembra abbastanza stupido. Sì, devo prendere la parte da una parte o dall'altra e prenderla nel culo? No, perché lei non ti ha detto di non dirlo a nessuno. No, non era questo che intendevo. Stavo dicendo che prendere accordi per un assassino prezzolato quando non hai l'intenzione di portarlo a termine è una cosa che potrebbe metterti in ristrettezze con coloro a cui hai fatto una promessa. Sì, senza dubbio, ma io non ho fatto una promessa, ho fatto un accordo di scambio. La testa per delle informazioni. Ah, finché non porti la testa sei tranquillo. Esatto. Ma è Talal che ci ha chiesto le informazioni sullo sciacallo. Quindi se tu lo uccidi per avere le informazioni sui traffici dello sciacallo, c'è qualcosa che non quadra. Appunto, è per questo che non posso seguire. Io tiro Omar da parte un attimo. Non mi sembra il momento, ragazzi.
A parte che già questa cosa fra zero e è stata supposta. Vabbè. Ale. Non volevo, è che è venuto in mente a me in prima battuta. Allora, da Eric che ha subito. Ancora, sto Eric. Senti, un'ossessione. Non esiste ancora Eric. No, fortunatamente, altrimenti. No, in realtà esiste, ma sta già succedendo qualcosa nella sua vita. Sta rovinando la vita di qualcun altro in questo momento. In realtà è uno degli ubriaconi nel locale. In realtà, secondo me, Eric non è ubriaco in questo momento perché era, non beveva, ma tipo Barney. Ho detto anch'io, esatto, quando diventa astronauta. Era Omar. Che era Astemio, quando ha iniziato a bere ha cambiato nome. Ha cambiato anche nome, se sopravvive lui sicuramente. Ha fatto l'operazione con i soldi per la cicatrice. Esatto. Beve per non ricordarsi il suo nome. Come Barney, quando beve e assaggia la birra per la prima volta. Esatto, con Homer al college. Iniettatemela direttamente nelle vene. Esatto. Omar? Sì? Hai presente quando mi hai detto... Sta diventando troppo pericoloso? Esattamente. Mi pare che stia diventando troppo pericoloso. Ok, quindi cosa pensi di fare? Per farmi pagare per le informazioni che ho dato e levarmi di qui. Bene. C'è la possibilità che ci sia qualche effetto negativo nel fatto che ti tiri indietro? Io non lo so, il mio lavoro l'ho fatto, il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Dovevamo portare delle informazioni, le abbiamo portate in carne ed ossa. Io mi avvicino allora sempre. Beh, io in realtà adesso mi avvicino, cioè noi abbiamo finito di parlare, poi mi avvicino e guardo un attimo Muammar, guardo Talal. Talal, è stato un piacere. Ah, è così che si comportano le persone. Beh, voi sì, ricchi, qual voi è la ricchi... tua idea? Noi ricchi, scusatemi, è così che si comportano i professionisti. Mi hai chiesto di trovare delle informazioni. Ho trovato delle informazioni. Te le ho portate qui. Ho fatto il mio lavoro. Vado a casa. Quello che avrà problemi a fare il suo lavoro, a quanto pare... Mamma. Ando coio coio. So che non tornerai mai più. Io lo guardo un attimo. Non sei così bravo a mentire come pensi. Non abbiamo firmato un contratto di fornitura. No, no, infatti. Mi dispiace soltanto buttare via del tempo, tutto qui. Sei libero di fare quello che vuoi. Beh, del tempo. Il tempo che hai investito... Hai intenzione di andartene? Beh, abbiamo intenzione di andarcene. Scusami, zero. Noi abbiamo molte cose che ci prospetta il futuro in questo momento. Assassini e gente che si vuole fare la pelle potrebbero essere un passo più lungo della gamba in questo momento. Talal? Stai parlando con l'esperto. Talal? È d'accordo. Talal ci paga per il buon lavoro che abbiamo fatto, le informazioni per sono informazioni, utili. Esatto. Noi ci togliamo da questo vespaio. Talal ha tutti i mezzi per continuare a fare quello che vuole fare con chiunque lo voglia fare. Ifran torna felice sulla sua nave dopo che o qualsiasi cosa Talal decida, non è più una nostra responsabilità, mi sembra. Ifran potrebbe venire con noi. Beh, informazioni le hai, se lo vuoi interrogare meglio. Posso parlarti un secondo? Sì. Certo. Guardo, in realtà guardo la scena. E io ti do un'occhiata, però poi vado, perché comunque siamo amici. Io conosco qualcuno che, per il quale il nome Washid sarebbe una garanzia. Potremmo prendere una nave. Ah. Potremmo anche portarci dietro Ifram. Mi hanno detto che con le informazioni ci si guadagna parecchio. Potremmo pagarci la nave da qualche parte lontano da qui. Tenerci lontano da qualsiasi cosa che sia pericoloso e darti l'opportunità di crescere per quello che devi diventare. Io evito di tornare in collegio. Non c'è bisogno di garanzie. Sono disposti a pagarci molti soldi solo per il nome della tua famiglia. Che immagino che sia così che lui abbia avuto poi senza garanzie se sei scappato. In più, se questo Ifram ha delle grandi informazioni, potrebbe anche esserci utile più avanti. Non ti nascondo che sono tentato, però dubito che Omar ci seguirebbe. Dopotutto, questa è casa sua. Ah, non ti preoccupare, ci posso parlare io. Beh, ma io...
non ho nessuna voglia di rinunciare alla sua compagnia. Beh, da, cioè, quello, da quello che ho capito, Omar vorrebbe... Pensi che tu potessi convincerlo a venire con noi? Cioè, d'altra parte non ti ha mai visto particolarmente di buon occhio. No, ma penso che veda di buon occhio te e capirà cosa è meglio per te. Lascia che gli parli io. Non ti ascolterebbe, lo sai. Ogni volta che vi guardate, cioè, non ti lascerebbe mai andare, perché il futuro per lui, il tuo futuro per lui è qui, insieme, in un posto poco pericoloso, ma questo è il luogo più pericoloso che esiste. Poi magari potrebbe anche convincersi, visto che non gli piace così tanto, di venire con noi per tenerti d'occhio. Il mio problema è che io non penso di poter... Beh, penso di doverne parlare con lui. Io non penso... Cioè, io sono... non ho molto attaccamento a questo posto, però non penso di voler partire senza di lui. L'aiuterò io a preparare le sue cose. Beh, lascia che ci parli, ovviamente. Cazzo, questa cosa sta andando un po' troppo veloce, onestamente. Non pensavo che sarebbe successa così... Beh, tu parla, ci vado a prendere accordi per la nave. D'accordo. Io ovviamente, conoscendo benissimo lui, so quale troverà, qual è il posto di da piccioncini di Omar e Samad. E immagino che lui lo porti lì per dare un po' più enfasi, perché lui gli piace un po' la scena e tutto quanto. Sui Quindi tetti, io mi apposto su un tetto con la pistola. Ok. Nel frattempo sentite una di quelle hover bike fermarsi, sì, davanti alla cappella del messaggero, e sentite gli stivali di due persone scendere dall'hover bike e una persona che viene trascinata e buttata per terra. Tu dall'alto vedi che Shahriar e uno dei suoi scagnozzi sono arrivati con una overbike e c'è una ragazza, capelli ricci, non so se tu Boteina la conosci. C'è un tiro con lo svantaggio, non giro sicuramente in quegli ambiti. Che bel sistema. Che bel sistema, la rivoluzione del gioco di ruolo. Ma potresti conoscerla lei, perché lei voleva... Esatto, ma per quello ho tirato con lo svantaggio, perché io me ne tenevo molto ben lontano. Beh sì, la riconosci. La buttano per terra e hanno entrambi dei fucili a pompa e stanno andando verso l'ingresso della cappella. Io ci provo. Prendo mira, tanto ci metteranno un round. Iniziativa. Noi li abbiamo sentiti? L'overbike l'avete, okay, sentita. Nonostante i fucili a pompa sulla treina verso la cappella, io non ho detto niente. Posso aver preso la mira però prima dell'iniziativa almeno? Sì, quello sì. Okay. Iniziativa, si tirano due dadi da 6, si sommano, chi fa di più va prima. Ah, ok. Abbiamo fatto 9. 6. 5. 7. 7. Allora, riditemeli. 6. 7. 5. 0, 6. 0, 6. 7. Io e Samad. 0, 0, 6. Omar e Samad, 7. 7, Samad, 7. Omar, 5. Ok. I primi sono loro, che hanno fatto 9. E entrano all'interno della cappella, vi guardano, vi dicono... Sono ancora tipo sull'ingresso. Sì, sono ancora sull'ingresso. Poi. Pensavate che distrarmi sarebbe bastato, però abbiamo riconosciuto il vostro amico che è entrato alla Porta Rossa. Vedi che entrambi hanno un segno di un pugno in faccia, sono stati menati da qualcuno per la cazzata che hanno fatto e adesso sono tornati per voi. Si sono trascinati dietro Boteina, uno lo sta tenendo per i capelli e fa: questa credo che sia vostra, la spinge in avanti verso di voi. Ifran, che è il primo lì davanti, la prende per istinto, dopodiché scatta il fucile a pompa e puntano verso a caso. 1, 2, 3, 4, anzi, 1, 2, 3, 4 Ifran, 5, okay, coso, e 6, di nuovo si ritira. E Talao, scusa, non gli sparano? Sì, il 5 è Talao. Ah, il 5 è Talao. 6, si ritira. 2.
Non ci sarà bisogno che Zero ti uccida, forse. Anche perché Zero voleva sparare un colpo al tizio, appena iniziavano a sparare, sparava Omar. E adesso nei proiettili, sì, vaganti. I proiettili vaganti, se cade un proiettile, nessuno può sgamarlo. E ti colpisce con il fucile a pompa. Tu. Ok, esatto, posso fare qualcosa? Tu sì, potete fare. Esatto, puoi urlare, la puoi fare. Puoi urlare male. Esatto. No, perché ossia, senza armi evado. Non so se si può fare qualcosa. Esatto, sì, puoi evadere. Ok. E dato che sei senza armi, evadi con due dadi da 6 invece che con un solo dado da 6. Sì. Se no evadere è un dado da 6. Evadi, evado, evado. Che bel sistema. Ok. Non evadi. Aspetta, sono fortunato. Posso rifare un test per sessione, quindi posso riprovare. Allora, tutte le armi fanno un danno. Ah, un danno, quindi sarei anche tu. Quindi si può prendere 6 fucilate a pompa in faccia prima di stendersi. Sì, ok. Sì, perché in realtà ti colpisce di striscio, niente. Eccetera. Vabbè, niente. Quindi vieni colpito alla spalla, inizia a sanguinare. E l'altro sta preparando il suo colpo appena uno di voi si muove. Momar e Samantha. Io sono pazzo di rabbia e le due persone che ho davanti sentono nel retrocranio qualcuno che gli sta parlando dietro alle spalle, con una voce che gli parla dietro l'orecchio, e sentono: avete fatto l'errore più grosso della vostra vita a venire qui, e adesso ne pagherete le conseguenze con una gola tagliata. Entrambi lo sentono come se gli arrivasse da qui. Vediamo se riesco a distrarli. Se riesci a distrarli, tutti quelli che agiscono in questo turno contro di loro hanno il vantaggio. Ok, io li posso tirare 3: carismatico, psionico, telepatia. Ok. 5. Avete tutti il vantaggio perché loro iniziano a sentire le voci nella testa e si distraggono. Ok. Quindi, Momar. Ho bisogno che mi. Aspetta, ho due azioni. Avete due azioni. Sì. Ho due azioni. Con l'altra azione mi getto su Omar e cerco di tirarlo via in modo da buttarmi dietro a un divano, a qualsiasi cosa, ma anche dietro la talaria. Che cazzo me ne frega. L'importante è che lo voglio proteggere. Quindi fai copertura praticamente. Sì, cioè sì. Vi trascinate dietro una copertura. Il che vuol dire che vi possono colpire solo con il 6. Che già è meglio che un calcio nel culo. Io ho bisogno di ripassare i miei tratti. Di chi? Allora, Berserker, dura morire, survivalista. Tutti molto gentili. Sei una creatura delicata. Sì, io. Survivalista, puoi sempre trovare acqua, cibo, cose in giro. Poi abbiamo detto. Duro a morire. Quando arrivi a 0 punti ferita, puoi invece. Un colpo che ti riduce a 0 ti riduce a 1 una volta al giorno. Ok. E Berserker, se attacchi in mischia, puoi attaccare con svantaggio ma fare doppio danno. Ok, quindi fare danno 2. Sì. Ma vabbè, per il momento, visto che ho il vantaggio, attacco normale. Attacco, vabbè, il più vicino dei due. Ok. In maniera del tutto critica. 5. Allora, i nemici hanno dai 2 ai 20 punti ferita. Questi ovviamente sono degli scarsoni. Coltello. Col coltello ne ferisci gravemente quello che stava tenendo d'occhio, che è distratto. Ma comunque prova a fare un colpo con un dado solo. Ok. Su di te che ti sei mosso verso di lui. Ma spara in aria, distratto dalle voci e dalla tua coltellata. Voci che voi non avete sentito. Voi avete visto me che li ho guardati intensamente. A un certo punto ho quasi sollevato una mano e questi quasi sono voltati. Sì, sì. Cosa che mi metterà nella merda poi. Zero. Ha preso la mira. Immagino che la mira sia solo per un colpo, giusto? Sì. Quindi sparo a Shariar. E c'ho 72 vantaggi, quindi il suo è inutile. Sì, sì, il massimo di dadi che potete tirare 3, 4, 5. Ah, sistemone. Preso. Vedi. E avevo preso anche senza. Beh, bagaglio. Praticamente avevo il 50% per dado, quindi. Sì, sì, sì. Non come quell'altro sistema. 3, 4, 5, 6. Ah, giusto. È 2/3. Capisci? Non come l'altro. Certo.
E gli sparo con la prima azione. Lo colpisci. E ovviamente quindi lui sente un colpo. E con la seconda azione posso preparare l'azione? Sì. Io voglio preparare l'azione per usare stop in un momento clou. Tipo, il momento clou è se stanno sparando a Samad o se Omar prova a schivare un colpo. Quando prepari l'azione però tiri sempre con lo svantaggio. Ok. Una cosa è, io mi sono gettato su, con la seconda azione mi sono gettato sì, su. Sì, infatti se spara a te o se Omar prova a schivare un colpo che gli sparano. Omar. Ok. Sta a te. Allora... Sinceramente io voglio levarmi dei coglioni, perché questa qui è una situazione che non è mia, cioè, e non volevo neanche finirci. Quindi, dove si può... Abbandona le tue debolezze. Dove si può svicolare, portandomi dietro anche lui? Ti immagino come palpa, dai. Allora, il nascondiglio, diciamo, di Talal ha dei passaggi segreti. Ok. Potresti provare a intrufolarti in uno di quelli. Fai una prova di sneak, okay. Muoviti silenziosamente. No, yeah. Hai il vantaggio perché loro sono distratti continuamente dalle voci. Quindi tre? Perché hai anche sneak? Ah no, no. Due di base. Passato? Sì. Cinque? Ok, passato. Trovi il passaggio e inizi ad andare tenendoti il più possibile sì. Basso. E cercando di portarti sì, esatto, dietro anche... Sì, esatto, mi trascino, cioè prendo per la maglia anche Samad e dico, seguimi. E in questo momento i quindi due... Lei lui se ne sta andando e non li sto per vedere più? Sì. Stop. Tira. Uno. Perché? Ti ho detto che tiro con lo svantaggio. Ok, ma io avendo stop non tiro comunque due dadi, non c'ho il vantaggio. I poteri psionici sono... Ah, ok. I tratti sono per avere il potere. Esatto, ok. No. Se tu avessi tirato su Samad avrei fatto tirare due dadi lo stesso perché hai iniziato già da giovane. Stop. Dimentica. I due scagnozzi... Beh, quello che è stato ferito da te ti spara. Ok. Io sono combattuto però. Spara ancora a vuoto nel nulla. Mentre Shariar passa oltre e scostando Talal, che per lui in questo momento è solo un po' più cieco che non gliene frega niente, viene verso di voi. Quindi con un'azione si muove e con l'altra spara pari dispari. Ti voglio molto, Omar, cazzo. Una calamita per proiettili. Esatto. Veramente un punta spilli. Carne a cannone. E la cosa bella in realtà è che in questo momento... No! Carne morta. La cosa bella è che in realtà in questo momento adesso c'è un flash forward e si vede noi che stiamo facendo tutto il casino lì, ma è Omar che è ancora vivo, che è qua, e il coso che sta bevendo del tè con una ferita alla spalla e fa meno male che l'ho mollato quello stronzo. Quello ci capisce. Allora provo a schivare. Ti colpisce. Ah, no, puoi provare a schivare. Non sei bravo a schivare. No, non sono bravo a schivare. Ma perché no. Tu devi andare incontro al pericolo. Sei il risaiolo, devi andarci dentro sta roba. Ehi, ho capito. Ma è un risaiolo dal cuore d'oro, non vuole fare male alla gente, vuole togliersi dai proiettili. Okay. Che sai? Quindi un proiettile. Il risaiolo di solito ci sono i pugni o le sedie. Quindi è il secondo colpo. Ricordati poi che non hai due azioni, perché una l'hai usata per sì. Evadere. Perché hai fatto bozzo, bozzo? Samad e Momar. Beh, io finisco quello che mi spara contro. Che si è tenuto un'azione per schivare. E schiva. Bastardo. Io mi volto in maniera molto maschia e gli dico lascia stare Omar e prendo una sedia tipo qualcosa che c'è lì e provo a... Talal sbattere e prendilo che mi serve come pizzico la vecchia. Potresti gentilmente lancio la vecchia. Cosa? Lancio la vecchia. Esatto. Ammazza la vecchia col flick. Scusa Gianni, non ho sentito così. No, se mi ammazzi Talal mi fai un favore, perché così dopo posso tornare a prendere informazioni. Ah giusto, con la testa. Hai armi improvvisate? No. Quindi tiri un solo dado. Anche se ti tiro un pugno.
Boom. Sei addestrato nell'uso delle... No. E allora? No. Non ha funzionato. Ma ho un altro pugno. Un braciere. Ho un pugno dietro i pugni. Il pugno di lato? Sì. Vai. Ce l'ha fatta. Il primo era una finta. A Shariar, quindi. A Shariar, certo. E stavo difendendo Omar. E guarda, solo perché stai difendendo Omar te lo conto come doppio danno. Bomba. Ah, l'amore. L'amore. Pa! Sul mento. Zero. Zero. Se non preparo l'azione, ma la ritardo solo a un momento opportuno, è come preparare l'azione o... No. Allora, se la ritardi nel senso che semplicemente ti sposti dopo, no. No, io voglio aspettare che Shariar spari per sparare anch'io. Ok, ma se lo vuoi fare in contemporanea per far sembrare che il tuo non proprio, non proprio in contemporanea, ma... anche un pelino dopo. Tanto non credo che Samal sia così sveglio. Ok, però dato che Shariar ha già sparato, praticamente salti questo turno. Ok, però poi posso allora se salto turno posso sparare più o meno in contemporanea. Puoi sparare appena dopo, sì. Ok, sì, allora salto il turno e mi preparo per sparare due colpi a Omar. Omar. Ok, a questo punto... Allora, il passaggio che hai aperto è un passaggio abbastanza stretto che sai dopo condurre in una parte più ampia dove... Talal tiene scatole di roba, lettere, fotografie compromettenti, tutto quello che... I video che non mi ha voluto dare. Esatto, sono tutti là dietro. Lo fa per il tuo bene. Quindi mi posso lanciare lì dentro? Sì. Beh, lo faccio. Che stronzo! Pensavo... No, non è vero! Ma come no? Sono qua a proteggerti! Vabbè, fa niente. Vabbè, urlo, Samad, vieni! Questo sì, il fatto che ci spesso nel cunicolo e quello c'ha un fucile. Dettagli. Ti puoi muovere e poi cercare di nasconderti. No, tra un'azione sola. Ah, giusto, perché hai già schivato. C'hai ragione. Okay. E quindi niente, ti muovi solo. Scusami, non c'è niente contro di te, ma contro tutti i giri. Contro Omar, sì. Quindi poi arrivi in fondo al corridoietto e praticamente la stanza che c'è dietro è una specie di biblioteca con degli scaffali. Ok. Io mi ricordo se lui ha armi. Talal? Sì. No. No, non gli servono in genere. Anche perché è cieco, quindi... No, non è veramente cieco. Ma no, ma poi sarà un'opzione con anche lui, figurati. Cioè, sennò come cazzo campava? Qui perché serve. Non è veramente cieco. No. Il... Furia non veramente cieco. C'è sotto cieca. Qualcosa... C'è era sotto qualcosa se... Secondo me, assolutamente. Lo scagnozzo di Shariar che stava combattendo sì, con il mio duello rusticano Momar cerca di colpirti con il calcio del fucile a bomba perché ha capito che tanto è inutile provare a colpirti. Sì. Combattimento di galli. Vedi, così ti colpisce. Posso schivare? No. Puoi provare a schivare. Con lo svantaggio. Dopo, sì, è un'azione sola. Hai... Niente. Ti colpisce? E dopo puoi fare solo un attacco. E anche lui si tiene la seconda azione per schivare. Shariar invece butta proprio il fucile per terra e ti prende per il bavero, o almeno ci prova. Ci butta la spalla. La butta. E te piglia. Ai ai. Però aspetta, qua potrebbe far gioco schivare per evitare di rimanere sì. Invischiato in questo casino. Boh, ci provo. Due? Uno? Due? Come... Uno, a meno che tu non abbia un talento. No, non ho niente di simile. Ci butto la spalla. Sei! Qua! E Samad si scopre Jutsuka, anche se non... In realtà, senza saperlo, hai usato la tua telepatia per bloccarlo per un secondo e spostarti. Una bella Ma gesta. Pensi di essere fichissimo. Assolutamente. Io a questo punto, visto che Omar non lo vedo più e quindi dovrei scendere... Per sparargli sparo due colpi a Shariar. E io? Io ho arrivato. Ah, lui aveva fatto. Ah, scusa, è vero. Aveva preparato. L'avevi preparato prima. Non ho preso la mira, quindi solo due. Però faccio quattro. Ho tre dadi, ma 4, 5, 6. Esatto. No. No, tre dadi, ma 5, 6. Quando prendi la mira è 3, 4, 5, 6. Invece sì, di ma 4, io sono 5, cecchino. 6. Sì, e che ti dice quando prendi la mira, la mira è 3, 4, 5. Ok, no, allora sparo due colpi normali. No, mannaggia. Sulla 666. Che sistema, che sistema.
Parkour. Appena vedi Shariar che mette le mani addosso a Samad, tu Samad vieni inondato da un sangue, da una sparagnata di sangue, e poi tu gli dovrai far dimenticare questa cosa. Stop. Perché? Dimentica. Beh, lui sa che uccido la gente cattiva. Quella cattiva. Mi dai il fazzolettino. Mamma, perché sono tutto sborgo di sangue in faccia? Ho avuto le tue cose. Mi dai... Ma sono un uomo, e poi perché in faccia? No, beh, mi dai il fazzolettino come il Dracula morte contento. Esatto. Regalo. Tu che devi esplodere adesso da dietro. Noir. Io continuo. To the Scagnoz. Un cazzo. To the Scagnoz. Samad. Shariar ti è esploso in faccia e si accascia proprio nel corridoietto. Il sangue inizia a fluire a fiotti, ai pezzi di cervello sulla casacca. Io mi volto. E dietro di te c'è una sagoma di sangue. Esatto. Omar è sparito? Io sono dentro. Omar l'hai visto correre nel corridoio, però la luce è spenta. Quindi. Io perdo il round. Cioè, sono un po' sconvolto. Magari mi tengo pronto a buttarmi di lato e buttarci la spalla qualora dovesse essere necessario, perché sono in pericolo, ma non ho molto da fare. Omar. Allora, io sono entrato lì nel corridoietto e mi sono messo appena dietro la porta, perché se qualcuno dovesse entrare all'interno del corridoio, io mi lancio, comunque lo provo a prendere di sorpresa. Questa è la mia idea. Ok. Lo scagnozzo, vediamo se si è accorto che il suo capo è esploso. Esploso. No, non si è accorto. Quindi continua, ti sta menando vai. E si va avanti a menarsi. Senza troppi risultati. E allora prova a insistere. E ti prende col secondo. Ok, io non schivo e dopo gliele do due volte anch'io. Proprio a testate. Sì. Zero. Io ho saltato. Ti ho spostato di iniziativa. Ah, okay. Hai saltato un turno. Io scendo. Vedo il tizio che sta picchiando lui. Gli sparo. Fai una prova di parkour. Vai. Parkour. Vedi che sistema. Ma questa roba comunque non ci credo. E sparo al tizio. Gioco di ruolo dell'anno questo qua. Preso. E gli sparo. E anche tu vedi. Oh, intanto tre quarti delle mie cose, anche solo con tre dadi, sarebbero stati fallimenti in corridoio. Vabbè, sì. Gli questo era un fallimento. Esplode la testa. Io mi giro verso di lui. Questo era un fallimento in corridoio. Proprio adesso che mi stavo divertendo. Grazie. Non abbiamo tempo per divertirci. Hai ragione, e vado verso Talal. Ah, quindi è così che deve finire? Hai qualcosa di meglio da propormi? Non mi sembra che tu ti sei prodigato molto per salvarci. Beh, sì, nessun altro muore. Nessun altro muore. Tu cosa adesso te ne vai e delle informazioni dello sciacallo. Vuoi andare a lavorare per questa tizia? No, voglio semplicemente andare a lavorare per questa tizia. Voglio semplicemente vivere tranquillo. E poi direi di non averci mai conosciuto e punto la pistola su Talal. Io preferirei andare a parlare con questa persona, forse posso convincerla a fare in un altro modo. Partiamo con quello che sai, perché tu non ci hai detto tutto e mi pare che tu sappia più di quello... Beh, è normale che tu sappia più di quello che sappiamo noi, perché cazzo, le informazioni le prendi da noi, ma questa è la classica situazione in cui si invertono i ruoli. Prima che salti la testa potresti parlare innanzitutto con noi. Di cosa? Ci hai mandati a raccogliere delle informazioni. Perché? Che cosa cazzo vuole lo sciacallo? Perché... Questi due stronzi sono venuti di corsa qui a romperci le scatole. Evidentemente sapevano di te, quindi stai ficcando il naso in qualche affare che gli sta particolarmente a cuore. Sì, ma allora non erano d'accordo con la donna, perché altrimenti perché farlo seguire e dire state facendo troppe domande quando lui è stato mandato a uccidere Talal? Tutte domande che... quello potrebbe essere un caro trucco. Tutte domande che quando penso... Quando io porto la testa di Talal alla signora, quello mi fa fuori. Buonanotte. È una delle tante cose che potrebbero succedere. Beh, quindi Momar, vedi, anche ammazzare il vecchio non è che ti renda molto più tranquillo. Ma io dopo andavo ad ammazzare la signora.
Non possiamo andare direttamente a uccidere questa signora, allora. E no, chi noi mi garantisce che tu non mi romperai i coglioni dopo? Quelli sono affari, quelli sono affari vostri. Abbasso la pistola, faccio, noi abbiamo delle cose da fare. Io esco dalla stanza, sì, tenendomi la spalla, e dico: io direi che ora è il momento di andarcene da questo dannato posto. Sono assolutamente d'accordo. Sì, lasciamo Talal, Muammar. Fate quello che volete della vostra vita, a me non interessa. E neanche a Samad, e lo prendo e inizio a tirare fuori. Io non sono abbastanza lucido per reagire. Non sei neanche abbastanza forte per reagire. No, esatto. E dico a Omar, ce ne dobbiamo andare via da Dabaran. Inizia a preparare le tue cose, ci vediamo alla villa Washid tra qualche ora. Ok. Mi volto verso zero e faccio: è stato più facile del previsto, e mi tolgo un pezzo di cervello. Tipo, dalle sopracciglia. I tuoi poteri devono essere molto forti se ti hai fatto esplodere la testa. Scuoto la testa, dico, non penso che sia andato così. E non hai sentito niente perché c'è il silenziatore. Talal ti guarda, Momar, e ti dice: stop. Dimentica. Stop. E ti dice: io penso di avere un'idea, penso anche che questa sarà l'ultima volta che io e te ci vediamo e ci parliamo. È una buona idea. Nel caso tu cerchi qualche cosa su di me, Talal e Muhammad che vanno a far fuori la tipa, sappi che mi troverò costretto a rivedere questa mia posizione di non volerti mai più vedere, e dovrò porre fine alla tua vita, cosa che non vorrei fare. Io cerco di non sporcarmi col sangue di nessuno se non il mio. Passami quella mannaia. Tieni. Lui prende la mannaia in mano, si guarda la mano e vedi che la sua mano inizia un po' a ribollire, tipo come se si stesse spezzando e non si misce. E ricomponendo, e assomiglia un pochino a una versione picchiata di brutto da qualcuno della sua faccia. Prende un legnetto, se lo mette in bocca e con un taglio secco si taglia la mano. Si tiene il moncherino mentre va nel retro, ti guarda per un'ultima volta e ti dice: vai. Noi ce ne siamo già andati. Sì, sì, non abbiamo visto niente di tutto questo. Io piglio la testa. E vai da... Sì, però mi tiro dietro i due cadaveri. Ok. E la tizia... Boten. Boten è scappata, immagino. Penso che... Beh, sì, all'inizio del... No, era è lì insieme a Ifran che non sanno esattamente. Ah, no, anche Ifran. Infatti stavo sono per dire... tipo abbracciati uno all'altro terrorizzati. No, Ifran ce lo siamo portati. Infatti Ifran, questo è il tuo biglietto di sola andata via da qui. Lui ti fissa e fa sì, lascia la ragazza, la lascia lì di piano. Magari ce la portiamo in modo durante il viaggio. Io prima di uscire dico alla ragazza gli do l'indirizzo del caso dei miei genitori, gli dico di andarsi a far medicare lì. Lei ti ringrazia. E Ifran arriva. Sono ferita. Crack, collo tirato. E oggi venduta, cibo. Esatto, venduta come tacchino per il giorno del ringraziamento. La giornata del grazie. Esatto. Io voglio portare Samad e Ifran dal contatto, quello che era disposto a darci un sacco di soldi in cambio di assicurazioni di debito, però la mia intenzione è, quando inizia a fare le formalità, perché immagino che lui abbia firmato contratti e cose varie, io voglio prendere e andare a trovare Omar che sta facendo i pacchi a casa. Ok. In maniera molto sneaky. Allora, in maniera molto sneaky... Io sto firmando delle liberatorie. Tu tira sneaky. Ogni successo che hai è un'ora di tempo che hai, perché lui si perde via, deve prendere i documenti, rifare... Burocrazia! Esatto. Adesso farò zero. Due successi. Porca me. Che bel sistema. Hai un paio d'ore. Da quello che hai capito, Samad
non è ancora così abituato a firmare, controfirmare, e questo sta cercando un po' di fregarlo, quindi... Beh, quello è meglio, così non l'ha più legato alla nave. No, ma non le servono le cabine di lusso, ci mettiamo un altro modulo. Ci mettiamo il modulo infermeria. Guardi, ho un'intelligenza artificiale già, che avanza già, in ultimo, io sporco di sangue. Io vorrei poi arrivare tranquillamente alle spalle di Omar mentre sta facendo i pacchi, magari entrando da una foresta, da una finestra. Perché è il mio terreno preferito, come Aragorn. Sembra un porno scarso. Lui nella foresta. Bonica, wow. Sto facendo i pacchi nudo. Sneaky. No! Entro dalla finestra. Così, non posso accorgere. Senti, crash. No, crash, ho aperto la finestra. Se vedi la finestra che si apre, io entro dalla finestra. Ok. Tutto fatto? No, beh, in realtà dai, mi sospettisce sta cosa. Beh, nel momento in cui tu ti giri, chiaro che sì. Ma nel momento in cui tu giri e mi guardi perché mi vedi. Tutto fatto. Io ti dico, tutto fatto? Ti guardo negli occhi. Che cosa leggo? Apatia pura. Cioè, invece degli occhi a cuoricino, agli occhi a teschiettino, quindi... cerco di prenderti a pugni, cioè di... Ah, così diretta? Non c'ho armi. Meglio ancora. Iniziativa. Cosa stai? Non so perché ho tirato anch'io, non devo tirare. 5, sei iniziato prima lei. Di sei. Di poco, eh. Vale. Niente, ti penso che se prendo in mano la prima cosa che mi capita, dato che ho armi improvvisate, che sia un narghilè, un cazzo di gomma. Un cazzo di gomma, un narghilè. E lo uso tipo mazza, tipo lo giro dall'altra parte, quindi penso che provo a lanciare. Lo giro dall'altra parte è un po' metallo, però. cos'è che è? Due? Essendo... Tu sei allora, libero. Tu hai... Quindi tre. Esatto. Tre. E la mazza. Preso, lei. Un danno? Okay. A meno che tu non voglia provare a schivare. No, non voglio schivare. E allora un danno. Un'aggressione! Aiuto! Aiuto! Cercando di chiamare le guardie della casata, visto che io sono uno della casata e tu sei uno schiavo. Brutto stronzo, sei aiuto! Pintato. Aiuto! E le sparo. No, le sparo. Come le faccio, aspetto. Le faccio, no, le sparo. E le faccio, no, scusa, stop. Vai. Con la prima azione. Sì. Okay. Tu non ti ricordi più cosa stava succedendo. Okay. Vediamo se le guardie hanno sentito il tuo... grido d'aiuto. Sì, stanno arrivando le guardie. E dove mi ha preso? In testa. Faccio, ok, sì. Mi strappo un pezzo del vestito, con l'altra mia azione mi strappo un pezzo del vestito e mi do un pugno forte, non per farmi danno ma per farmi un livido sul petto e arretro tipo di un paio di passi indietro verso la finestra. E qua inizia Fight Club. Così. Suo nome è Tyler Durden. Che cosa sta facendo? E faccio un passo indietro. Ok. Sono... Stai lontano, dovrò farti del male. Aiuto, aiuto. E tiro fuori la pistola. E adesso vediamo le guardie. L'iniziativa delle guardie. Sei in contemporanea con te, quindi ritira e vediamo chi tra le guardie e te agisce per primo. 7. Ho fatto 10. Allora agisci tu e appena tu hai agito entreranno le guardie. Tu sei completamente... Io sono interdetto su questa cosa perché non ricordandomi che cosa ho fatto. E nel fatto che tu ti stai picchiando da solo. Però tu hai in mano il narghilè. Ho in mano il narghilè. E io c'ho del sangue che mi esce dal zigomo. E il narghilè è mezzo scheggiato. Ok, domanda, come funziona questa cosa del dimenticare? No, è come quella degli Stormtrooper, tipo... Cioè sei confusa. Sono confusa, ma so... Sul momento che è appena passato. Ok, sul momento che è appena passato, ma mi ricordo che tu sei entrato dalla finestra. Probabilmente sì. Intanto sto continuando a chiedere aiuto. Ah, a differenza di... È una cosa importante che... Tu sai che io ho poteri, ma non penso che tu sappia che lui ha poteri. Ok. Ma credo che nessuno sappia che io ho poteri. No, io lo so. Sì. Io sono sicuro, sì, perché io non so che li usate su di me, ma io gli ho insegnato a svilupparli. Okay. Ah, ci sta. Ci sta, ci sta. Sono la persona che ha visto in lui qualcosa mentre tutti gli altri lo trattavano come uno stronzo. Io comunque faccio due passi indietro per andare sulla finestra per chiudere. Secondo me è una bellissima cosa da inserire in Coriolis. Mi lancio dalla finestra. Cioè,
mi lancio dalla finestra, cerco di scappare dalla finestra. Ok. Poi ci sono io davanti alla finestra. Ma ci saranno altre finestre. Ah. Cioè, allora, aspetta, conoscendo la casa, qual è la via di fuga che conosco di più? Perché magari la finestra non è la cosa più ovvia. In realtà sì, perché dalla finestra puoi arrivare su uno dei pezzi di tetto che ti permette. Per quello sono entrato io da lì. Parkour! Dai, parkour! Fumble! Dai, no, no. Allora, aspetta. Ma scherzi, lei che diventa il nostro nemico cattivo, diventa il cattivo, cazzo. Diventa il villain. Due o tre? Due. Ma ci abbiamo già la tipa. Ma chi ti dice che non sia lei? Infatti. Omar deve morire. Beh, ma se diventa cattivo c'è scritto è qua. Ciao Rob! Dove sei? È il sistema del parkour. Il sistema del parkour. Parkour funziona perfettamente in questo sistema, vedi? Che mi lancio dalla finestra, la rompo, faccio una capriola e vado via. Grande. Io stop. È lei che scappa. Prova. Con l'abbivazione. Però non prova. Deve essere davanti. Aspetta, però le guardie prima. Stop di me? Oh, giusto. Le guardie... Stop. Beh, anche a distanza, tipo sì. A uno stadio di distanza. Stop. Ma perché io posso... Le fermo... Cioè, si dimentica che stava scappando e magari perde un'azione per dire che cazzo stavo facendo. No, ma la domanda è che visto che l'ho sempre vista... Cioè, ai Jedi l'ho sempre vista fare davanti quando sei... Tipo, ti sta guardando negli no, occhi. No, non necessariamente. No? I Jedi in realtà lo fanno... Se come quello dei Jedi, i Jedi lo fanno anche loro così. Ti devono vedere. Ok. Le guardie entrano e ti guardano ferito. Omar mi ha attaccato, è scappato dalla finestra. Il ragazzetto, io l'ho sempre detto che non dovevamo prendere in casa degli scalmanati come lui. I suoi genitori, sono delle teste di minchia. I suoi genitori la devono pagare. La pagheranno sicuramente. Beh, a questo punto diventa il cattivo per forza. Sì, perché non può seguirci. Se sarà andato, ma anche se sopravvive, gli abbiamo rovinato la vita. E non sa se io sono colluso. Bello. Quasi quasi non vorrei ucciderlo a questo punto. Lascialo però vivo. No, proverò a fare. Zarlo prova a ucciderlo. Ci provo, vediamo i dati cosa decidono. Stop per fermarlo. E ci riesce. E con la seconda azione. Le guardie sembrano che si stiano armando per seguirlo? Sì, ma tornando fuori non si buttano dalla finestra. Ok, io mi appoggio alla finestra. Se prendo la mira nel prossimo turno, immagino che riesca a scappare e non è più in vista, oppure ciò ci sono potrei buone pensarci, probabilità che non ce la che non sia più in vista. Allora provo a sparare una gamba. Sì, un danno. Che bella giornata però, Marco. Sì. Corri. Tu sei nel giardino di casa, qualcuno sì, ti esatto. Sta sparando dalla finestra e senti le guardie che stanno iniziando. Dove sono? Non so come faccio tu di cognome, ma dove sono i genitori di Omar? Prendeteli, portateli qua. Io mi do alla fuga. Esatto, mi do alla fuga. Cercando di maturare enorme rancore nei confronti di Zero. E allora, la mia idea. Però c'è un'azione sola, no? Sì. E mi. Quindi scappo, cerco di scappare. Hai qualche cosa che ti aiuti? Oh, vabbè, un picchiatore che dice senza armi vado. Mm-hmm. E vado. Per il resto ho Ressaiolo che in realtà con armi improvvisate avrei un'azione extra che potevo usare anche prima. Già quando mi hai tirato il canale della in faccia. Sì. Mi sono dimenticata. Era solo più credibile la mia storia. Mi sento una merda. Sì, scusa. Non ho molto altro, ecco. Comunque vai verso l'esterno del giardino. Quindi io ho ancora un turno per sparare. Ancora un turno. E gli sparo, visto che sta allontanandosi, non posso sprecare il movimento, non posso provare a fermarla perché forse è troppo lontana, non riesco a prendere la mira, io sparo due volte e così vediamo se i dadi ti dicono che diventi okay. Il villain. Però devi sparare con lo svantaggio perché lei si sta iniziando ad allontanare abbastanza. E io posso schivare? No, gli sto già dando lo svantaggio. Beh, lo svantaggio, io c'avevo due vantaggi. No, lo svantaggio vince. Però quando è con l'oggetto speciale vince il vantaggio. Sì, ma non è un oggetto speciale. La mia light weapon, la pistola silenziata, in teoria sì. No. E cosa sono gli oggetti speciali? Gli oggetti speciali sono il cannone al plasma, le cose speciali ah, okay. In quel senso. Non speciali per te. Quindi da tre dadi diventa uno? Sì.
Decidono i dadi, giustamente. No. No. Tu sei in fin di vita, tu quanto hai? Due? Tre. Ah, quindi se sei... Ci metti anche codice. Colpito ce l'avrei fatta, forse. Tu, dopo un po' finisci... Sono sudato. Hai perso un chilo di sudore. Io nel frattempo mi vado... E ho indebitato la mia famiglia. In casa, mi siedo su una sedia, racconto la mia versione dei fatti. Vedi che i suoi genitori sono stati presi e portati... nella stanza ad ascoltare la tua storia. C'è il padre di Samad estremamente preoccupato, la madre di Samad ancora più infervorata del padre, scusate, continua a dire: non è possibile che noi permettiamo a questo ragazzetto di comportarsi così in casa nostra, loro devono andarsene, lui se lo troviamo farà una brutta fine. E continua a insistere. Io faccio un po' la scena senza piangere per finta, perché non è capace, zero. Ma tipo si tiene la ferita, fa un po' così. Tu che lo guardi da fuori la finestra, che si è messo a nevicare, fuori fa freddo. C'è Benizio Scrooge che gli dice: niente tacchino per te. E se ne va. Uno che fa... passa una macchina che con l'andata d'acqua, esatto, e fango, esatto, la piccola fiammiferaia ti sputa. Che bello. Ti regalo il gioco di Ivano. Vale. Ho rivertuisti da non sfigare. Ti regalano un biglietto per Parigi. Esatto. Va bene. Tristezza infinita. E dicevamo, tu hai firmato tutti i documenti, hai pagato con la carta del papi. Indebitandolo per sempre. E c'è un po' un che cazzo sto facendo, devo ripagare almeno questo debito, perché hai una bellissima nuova e te ne sei andato con pilota. Te ne sei andato però convinto. Deve capitare questa cosa. Però convinto, te ne vai convinto che la prima cosa che puoi fare in quegli slot liberi è metterci le cabine di lusso. Esatto. Non avevi ancora abbastanza soldi per le cabine, esatto, di lusso, però un domani io sto appunto, metto l'ultima firma, gli faccio: noi dobbiamo partire adesso e io non ho un pilota. Ah, non c'è problema. Davvero? Offriamo servizi di piloti compresi nel costo della nave. Ah, perfetto. Anzi, è proprio legato a questa nave. Cavolo, mi sembra strano, cioè particolare questo servizio. Ci abita quasi dentro. È molto legato alla nave, non avremmo mai potuto separarlo. Beh, è un colpo di fortuna. Mi fido completamente di voi e lo conosceremo in viaggio a questo punto. No, no, Eric! Ti presento, vieni qua. Sì, bravo ragazzo mio. Quindi Eric è tipo 10 anni che mette in nave con ragazzo noi. Ragazzo mio barcone. E ancora non è morto. Secondo me sei di sobrio ancora adesso. Sono 10 anni prima, tipo, E più fegato. Sarebbe morto. Con quello che bevi saresti morto. Ma magari è un'umanità in grado di. Ah, ok. E non lo sa neanche lui. Esatto, non si sa. Questo è Eric, il pilota della Calypso. Pilota, dottore, un altro sacco di cose. Beh, piacere, io sono Samantha, sono il capitano di questa nave. Ho appena firmato. Ma non dovevo essere io il capitano della nave? Molto meglio, ragazzo mio. Tu sarai il pilota della nave. E il pilota ce n'è uno solo. Tutti gli altri fanno 31. Non fa riva. Questa se ne pentirà e quindi ci pensa. Vabbè. Sentendo che per zero è karma. Si parte? Questo è l'insegnamento, sarà l'insegnamento a amare il primo... Che non devi mai lasciare andare via qualcuno, piuttosto dovresti passare giorni a cercarlo per finirlo, altrimenti è pericoloso. Stiamo aspettando due amici e poi si parte. Io chiamo, a un certo punto quando è tranquillo, chiamo Samad. Rispondo. Abbiamo il pilota, oltre che la nave. Ok, vuoi partire adesso? Senza parlare con i tuoi, senza fare niente. Io penso che quando mio padre scoprirà cosa è successo ai suoi conti, sarebbe meglio che penso non fossimo qui. Penso che tuo padre al momento abbia qualcosa di meglio a cui pensare, ma te lo spiegherò se riesco ad arrivare. Cosa vuol dire? Cosa intendi? Che cazzo è che sono messo così? Stavo parlando al telefono, va bene. Sono venuto a parlare con Omar. Certo. Per chiedergli se veramente era intenzionato a seguirci e abbandonare tutto.
ha cercato di uccidermi. Ora i suoi genitori sono qui in custodia. Le guardie l'hanno visto. L'hanno visto mentre mi attaccava. Dovrei riuscire a farcela comunque. E cerco di far sentire al comunicatore comunque delle voci, magari mentre passo, delle voci che discutono. Beh, la voce di sua madre. Sua madre che discute. Cerco di passarle vicino col comunicatore acceso per far sentire a lui quello di cui stanno discutendo. E qua. E poi mi defilo. Qua per il. Per lo shock. A me si blocca il potere della telepatia. Cioè, che io ho riacquistato nelle ultime puntate di Coriolis. Perché non posso. Non riesco a conciliare l'idea di Omar con quello che ha fatto. Però comunque ha cercato di mettersi. Cioè, nelle ultime ore ha cercato soprattutto di mettersi al sicuro. E non riesco a capire come sia possibile. Però è anche vero che io lo stavo tirando via da un posto da cui non voleva andarsene. E lui mi ha detto prima. Quindi per me è un casino conciliare emotivamente sta roba. E poi gli stavo sul cazzo io. Esatto. E quindi io quando lui arriva, al di là del fatto che ho sentito mia madre. E poi c'ho lo sguercio sul coso che ho. Sono stato attento proprio a darmi un po' di botte per farlo sembrare ancora più pesante. Io hai lasciato lì dei pezzi di vetro infilati. Allora, io racconto cosa è successo dopo a Samar, va bene? Allora. Lui non è riuscito più a leggere la mente per un bel po', ha dovuto riprendere i suoi poteri con calma e nel tempo si è allora, se lui avesse avuto le doti telepatiche e fosse tornato a zero, lui probabilmente gli avrebbe letto la mente, ma non aveva modo di farlo perché era troppo confuso e troppo incasinato. Comunque. Anche perché l'avevo fatta abbastanza bene. No, infatti, quando sei arrivato. Anche perché con i genitori di sottofondo era. No, esatto. Allora, le guardie l'hanno visto. Col tempo, quello che è successo è che io ho raccolto informazioni per cercare di capire cosa era successo veramente. Comunque, Zero era tornato pesto. Tutte le guardie dicevano la stessa cosa. Mio padre mi ha detto: tu non sei più mio figlio, mi ripagherai il debito, io ti disconoscerò. E comunque, sapevo che Omar ti avrebbe traviato. E quindi tra l'altro hai visto anche Zero dopo questa situazione allenarsi un sacco nel combattimento melee. Ah, giusto, è vero. Quindi parkour. Parkour. Esatto, perché tu vedi che no, quello l'ha un po' lasciato. Esatto, per il combattimento melee. No, il combattimento melee perché tu l'hai visto poi con un tuo amico un po' scioccato dal fatto che sia stato attaccato e tu pensi che sia scioccato per l'attacco, lui è scioccato del perché non è riuscito a uccidere un servo del cazzo. Ora, quello che succede è che fino a questo momento, nel presente della campagna, io questa cosa l'avevo data completamente per assodata. Perché nel tempo si era consolidata nel mio percepito, poi quando io ho sviluppato i poteri. E poi nell'ultima sessione, quando abbiamo detto che io e Rory abbiamo ucciso e fatto sparire un sacco di gente. Io non ho ancora pulito, lui ha pulito. Io non ho ancora fatto 2 più 2. Adesso. Però. Però quando lo incontrerai con il taglio qui sull'occhio che ti dirà. La verità vuoi sapere. Vabbè, la verità, allora, adesso facciamo dire ad Alice cosa succede. Però io ho una chiosa. Cioè, io personalmente sono. Cioè, quello che succede. Cioè, ho vissuto questo flashback. Non tanto come un mi passa proprio la vita davanti agli occhi nel dettaglio, ma un'impressione di pancia che sta cominciando a ribollire, a sobbollire, ad emergere. E che ancora non ho consapevolizzato. Però qualcosa in quei fatti. Non di cosa. E adesso non più. Okay, chiuso. Posso lanciarti la chiusura? Dai, lanci la chiusura. Allora, Muammar, dopo tutti gli avvenimenti, si è recato con i due cadaveri strisciandoli per terra e con la testa finta di Talal alla porta rossa. Ha fatto brutto per l'ultima volta nella sua vita, dicendogli non mandatemi più i vostri scagnozzi mentre io sto lavorando. Questa è tua, lancia la testa alla signora. Butta i cadaveri per terra, io non ne voglio più sapere niente di voi. Si gira, lo lasciano andare, nessuno se lo caga più, e così torna a casa, apre il pollaio e ci trova Omar. Io sono ferito. Io sono andato allo spazioporto, comunque con l'intenzione di voler vedere per l'ultima volta Samad, che vede partire insieme comunque al suo nuovo pilota e a Zero e anche a Ifra. Lo vedi se sei morto dai bruciatori? No, lo vedi scosso comunque, Samad. Lo vedo scosso, però comunque
non riesco a capire che perché comunque non si è posto nemmeno la domanda, neanche il dubbio di quello che è successo. E questa cosa segna Omar definitivamente. E quindi di conseguenza poi va a trovare rifugio nell'unica persona che è rimasta e che conosce, che è Muammar. E Boteina. E Boteina. Che è lì da Omar, tra l'altro. E tra l'altro Alice ha appena creato un personaggio che vorrà uccidere il suo altro personaggio, probabilmente. Ma soprattutto che vuole uccidere Zero. Sì. Un po' tutti vogliono uccidere Zero, tranne Ron. Ron non ha... Beh, secondo me Omar c'ha senso che sia entrato negli Zeloti. E la domanda... Visto che entrambi o nella legione. Allora, non sappiamo... Noi sappiamo che ci seguono gli Zeloti. Non sappiamo perché o cosa c'entrassero con questo affare. Io so che li ho traditi. Io non so niente perché non sono io il master di Coriolis, quindi... Esatto. E io ho solo dato degli spunti a Simone se li vuole usare. Chi lo sa tu vuoi farla pagare a Zero o a farla pagare a Zero e Samad, oppure c'è qualcosa che vuoi capire. Chi lo sa? Magari è diventata una bounty hunter che vi salva dalla legione. Chi perché ti ama e ti guarda da lontano. In realtà è lei che ha sempre pulito tutto. Lui. E quindi alla fine Zero potrebbe anche dover dire: quella volta che è riuscito a scappare è stato un bene per tutti, non è possibile, non è contro il mio credo. Lo scopriremo solo... Oppure seguirà per le stelle per ucciderlo. Lo scopriremo solo ascoltando le prossime puntate di Coriolis. Ma che bel flashback! Coriolis che tornerà tra due settimane. Il sistema è molto leggero. Altro che Coriolis. I personaggi ci abbiamo messo 3 minuti. A me è piaciuto, devo dire. Super leggero, super veloce. C'è in due versioni, Tiny Wastelands e Tiny Dungeons, fantasy e di fantascienza, con un sacco di mini ambientazioni dentro al manuale. Quindi fico, carino, ci piacciono, veramente cose. Bellino. Come dicevo, Coriolis torna tra 2 settimane, perché settimana prossima giochiamo a Feng Shui Karate Brianza. Per non dimenticare, questo lo metteremo da qualche parte su Facebook, il teschio di Omar. Nel senso, fatto di Omar, fatto da Zero di Omar. Vi ricordiamo che per il play usciranno 2 moduli, uno per Clotos e uno per Gattai, che potete vedere in anteprima solo al play, quindi veniteli a comprare al play direttamente. Ci saranno 3 giochi da playtestare, uno vi abbiamo già detto prima che è Not The End, ci sarà il Dungeon Crawler per bambini Shining Knights. No, Not The End è dello stesso tizio che ha fatto i livelli infimi, giusto? Sì. Vero. Assolutamente sì. Seconda opera originale dopo i livelli infimi. E poi c'è Shining Knights, che peraltro è l'origine di Clotos. In realtà è un po' l'origine di Fumble come casa editrice. Sì, tra l'altro sì. E ci sarà anche il gioco di carte di Gattai che stiamo producendo insieme a J-Pop. Ci saranno dei robottoni che tutti conoscete e amate e che usano il pugno a razzo. Più di così. Poi vedete voi se volete Gundam. Veniteci a trovare. Gundam, come no. Mattia ci chiede anche di dirvi che dal 13 e il 14 aprile 2019 alle 11 alla base scout La Spianessa di San Marcello Pistoiese si farà un mega LARP di The Elder Scrolls. Figo. Lo potete trovare se cercate The Elder Scrolls GRV Nirn Saga. Iscrivetevi, andate, giocate. Fatelo. Venite al play, venite a provare i nostri giochi. Se invece non venite al play, o se siete al play, ma la sera volete comunque ascoltare Fumble il 5 di aprile, sappiate che ci sarà quella famosa puntata a tema JRPG che giocheremo con Morgan Gabe, che sicuramente conoscete. Yes. Hanno adattato Lady Bird a tema JRPG in un gioco che si chiama Tales of Forbidden Lands. Probabile. Shattered Lands. Lens. Un vuoto di memoria. Tales of Lands. Vana. Io vorrei dire che se vi volete iscrivere e giocare online con noi, c'è Fumble Giusto. Presenta Loot. Che tra l'altro, se vi sembra che c'è un sacco di cose da capire, tra 3 settimane... parte il nuovo arco e quindi praticamente riparte tutto da zero. Che è un po' da zero! Uccide tutti!
è un po' il gioco organizzato, l'Adventures sì. League di Fumble. L'Adventures League di Fumble, sì. Il gioco organizzato di Fumble. Una meraviglia. Che ha un sacco di iscritti. Peraltro. Sì, sì. Un sacco di iscritti. Abbiamo già fatto tutto il primo giro, tranne alcuni che purtroppo ci hanno orari un po' strani. Vantati anche di aver inventato un sistema per far fare qualche cosa a quelli che non hanno potuto giocare. Figo, esatto. Veramente figo. E che sta funzionando molto bene, soprattutto se vi seguite la storia, che sono tipo 3 paginette. Vedete che ci sono delle cose un po' nascoste, ma lo scoprirete tra un paio di settimane. Bene. Però intanto iscrivetevi, tanto anche se vi iscrivete adesso non ricominciate da zero, ma probabilmente potreste iniziare già dal secondo livello, perché anche quelli che non hanno giocato hanno comunque fatto dei lavori extra fuori zone, quindi potrete anche già giocare. Bene, bene. Va buono. Noi ci sentiamo settimana prossima con un altro speciale di Feng Shui. Yes. Yeah. Buona settimana a tutti quanti. A morte Omar. Menate duro. Buonanotte. Fumble notte.